Buonasera a tutti quanti. Anche oggi ce l'abbiamo fatta ad andare live. È un'altra live a cazzo, ma è comunque un'altra live. Come state? Benvenuti. Avete pranzato? Come sta andando? Ciao Earl, ciao signor System Machine, signor Cecio, a cui auguro buon viaggio. Tutto bene, grazie Earl. Tu come stai? Lorenzo, grazie per Don la Quixote resub. Flamingo. Ah, è quello di One Piece, donne, quello rosa. Giusto, è quello col boa rosa. Do Flamingo, come cacchio si chiama pure lui. Comunque, benvenuti a tutti quanti. Quello rosa, sì, va passo fortissimo. Io non ho bisogno di leggere One Piece. Io so già tutto di One Piece. No, che è successo, Erlo? Che dobbiamo picchiare? Qua non vogliamo la tristezza. Il ciocobo di One Piece, accurate. Sì, mi sono rifatta il cappuccino. La streamer è Oda, mi è scoperta. Comunque, oggi dobbiamo portare a termine almeno un golem. Perché questa cosa sta prendendo un po' più tempo del previsto. Esatto, Earl. Ho spollicciato, ma non mi si vede. Ok, adesso si vede. Se un mostro l'hai sciolto vivo. No, in realtà non so nemmeno dov'è. Sta dormendo. Il vero cappuccino sta dormendo. Perché fermarci a uno? No, ho detto che almeno uno dobbiamo finirlo. Perché ne ho bisogno. No, no, non è natalizio. È solo tanto rosso, tanto largo e tanto bello. È tipo il mio maglione preferito da mettere. Lo adoro. Oggi avevo voglia di sentirmi così. E quindi niente, sono andata di maglione. Scongelate Bublé. Eh sì, infatti, insieme a Maria Carey. Infatti quello non è latte, Cappuccino usa quella tazza come... No, che schifo, Sly, non mi fa leggere queste cose, per favore. Che poi capì, la tazza della nonna. Esatto, c'ho la tazza della nonna, un cappuccino bello, bello caldo. Cioè, caldo, tiepido, perché l'ho fatto tipo 40 minuti fa e sta ancora qui. Sgabbitalo, come stai? Benvenuto. Poi sto qua con voi, cioè, cosa voglio di più dalla vita? Allora, delle generazioni di porcini d'India ho notato quella tazza. Che schifo. Un cibo solido, no, che schifo. Il cibo fa schifo. Non... Per me, voi dovete mangiare, voi dovete nutrirvi, altrimenti sono ammazzate. Non senti le proteine? No, mi spiace. Non mi è ancora successo. Oggi non ho dato un'occhiata nemmeno a IGN come sito. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ma invece che mi dite di bello? Raccontatemi qualcosa di voi, vai. Tipo, per esempio, qual è... Madonna, raga, qual è la... Come si chiama? Una di quelle faccende domestiche che odiate fare. Io caricare la lavastoviglie. Madonna, quanto detesto farlo! Mi fa proprio schifo. Qui piove, però ho migliorato un po' la situazione. Almeno, Sgabbit, mi fa piacere. Oggi ho visto un po' di foto che c'era un pizzico di sole a Lucca. La saga del PC non finisce mai. In che senso? Pulire il bagno, pulire i pavimenti bianchi. Addio, i pavimenti bianchi dipende tanto dal tipo di materiale. Pulire il bagno alla fin fine, se lo fai spesso, non pesa. Prima del cinema, FNAF fa cagare, sono andata al Mac, ho preso 6 panini, sto ancora cagando. Minchia, ma hai preso tipo i salva euro? Stamani sì, ho reso il nuvolato di nuovo e piove leggermente. Spero peggio, ma lo spero anche io, Sgabbit, ma avete passato veramente delle brutte giornate. Provo a installare. Lo so, signor Carboniglio. Mi frega cazzo di fare le faccende, ma i pavimenti bianchi mi danno ossidi perché rimane sempre il puntino nero. Beh, sì, è vero, è vero. No, io penso caricare la lavastoviglie, penso sia la cosa che veramente fatemi fare tutto, ma non fatemi caricare la lavastoviglie. Anche scaricarla, cioè anche togliere i piatti puliti mi dà un po'... No, è ancora peggio lavarli a mano. Io sono l'unica a cui dà soddisfazione spolverare e pulire camera. Non lo so, io lo faccio comunque spesso, mettere in ordine le camere. Infatti oggi stranamente sta pulita, a parte il cesto dei panni che mi ha portato poco fa a mamma e non ho fatto in tempo a mettere in ordine, però... Sì... Ah, ho appeso la lanterna... Guardate, c'è la lanterna, finalmente sono riuscita ad appenderla.
Che bello. Devi essere bavotte per saper fare lavastoviglie. Io sono un pippone. Nemmeno più di tanto. È proprio che mi disgusta il fatto che, capisco, piatti sporchi. Solitamente ci uso i guanti, però ultimamente li ho finiti i guanti, quelli uso e getta. Quindi sono, ogni volta che devo caricare un piatto, tipo, lo prendo così e poi vado a lavare le mani col fuoco. Se accendi puoi parlare con NPC dietro al muro. Dici? E fanno schifo solo se ci sta il formaggio sopra. No, a me fa schifo se ci sta il sugo, la salsa di pomodoro. Madonna, mi fa venire la nausea solo a pensarci. Io uso la pezzetta per prenderli, se non ho i guanti. Sì, ma non puoi usare la pezzetta, poi la devi mettere subito a lavare. Boh, mi sembra uno spreco più che altro. Andre, grazie mille per il follow e benvenuto, come stai? Io il Dyson aspirato, vabbè, ma te sei ricco, Sgabbit, allora, se c'è il Dyson. Sarò io ad avere i problemi, allora. No. Domani le prendi, puttanella, ok? Come fa a farti schifo toccare un piatto sporco? I guess I will do this. One second. Anzi, no, lasciamolo stare. No, Carboniglio, no, non dovevi bannarlo perché questo qua mo tanto si rifà un altro account per venire. Ragazzi, se torna lasciatelo stare, cioè veramente lasciateli scrivere cagate, che tanto a me di ste persone sai quando me ne può fregare di meno. Soprattutto già che veniva con un messaggio preregistrato che ha fatto Ctrl-C, Ctrl-V, che lo sta facendo pure su altri canali, quindi ragazzi, se torna con un altro account lasciatelo stare, cioè proprio veramente ignorate quello che scrive. No, niente di che, Jerry. La gente che non sa che fare la mattina. Oh, buon pomeriggio a te, Tsume. Come stai? Come stai pure tu, Jerry? Benvenuto. Vabbè, se torna al ban è un click. Non lo bannare è peggio con queste persone, secondo me. Ignorato le basta. Sono le 3. Vabbè, dai, ognuno c'ha la. A parte che sono quasi le 4. Quella serie prima o poi si romperà. No, in realtà è fatta apposta. Ciao Zeneon, come stai? Benvenuto. Ma volevo prima vedere. Sì, ma tanto sta gente è così. Cioè, raga, ve l'ho detto già che è venuto con un messaggio Ctrl-C, Ctrl-V su in chat. Lo sta facendo praticamente quasi ovunque. Quindi, che cazzo me ne frega a me. Trovata la mia PFP natalizia sarà Bublé con una giacca dorata. Dove l'hai trovata? Tutto bene, Jerry. Grazie mille per averlo chiesto. Si va avanti come sempre. La profile picture. Su Google. Vabbè, sì, giusto. Solo che non mi è mai capitata sotto mano una cosa del genere, quindi mi hai presa un po' alla sprovvista. Più che altro. Vabbè, raga, che dite? Iniziamo a giocare. Oggi c'è la. Tanto è in Minecraft, cioè possiamo sia. Va bene, Sly ha detto no. Quindi adesso sei tu quello che manderà avanti la live, Sly. Vai. Su. Dai, sto attendendo. Su, dai, Sly. Tira fuori cappuccino. No, 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 non ti caccio cappuccino. Hai voluto essere la star della live, adesso lo sei. Giochiamo a Forza 4 online, pezzotto. Ma si può giocare in due. Si può giocare. È stato facile. Sì, è stato molto facile. Vai, vai, Sly, dai, sto attendendo. E io per questo lo faccio, così vi stancate prima. Boh, allora, vai. Ascoltiamo un po' che ha da dire. Attacca la lavastoviglie. Ha finito la lavastoviglie. Maratona di lavastoviglie. Ma mi spiace, ho già pulito i piatti. Non funziona. Sprecare
sporca qualcosa e attacca. Beh, effettivamente potrei attaccarlo per questa singola tazza sporca, volendo. Raga, com'è Rage 2 quelli del sì? Boh, io non ci ho mai giocato. Se qualcuno in chat sa. Io voglio vedere un po' cosa riesce a fare su Minecraft oggi. Voglio vederlo anche io, signor Cecio. Che ci prendi dai golem? In che senso che ci prendo dai golem? Vai, allora iniziamo a giocare. Non so se lasciare la musica in sottofondo, in teoria potrei. Perché non vede? Ah, ecco. Tiri un bif... No, ma... Ah, è vero che noi stavamo qui, aspettate che... C'era il signor Sonic Drake che è stato talmente pazzo da recuperare le coordinate di casa. Quindi aspettate che ci torniamo in casa oggi. Ma è un mondo single player, Sear. Praticamente è successo che sono appena... Ti spiego anche la lore di questo mondo. È successo che sono appena spawnata e poco vicino c'era un villager. Poi sono andata vicino a una cosa, una specie di fortezza, che a quanto pare ci sono questi mob adesso che si chiamano Pillager, e niente, mi hanno fatto il culo. Quindi io, per tutta risposta, ho deciso di crearmi un esercito di golem di ferro e andarli a picchiare. E quindi adesso stiamo prendendo ferro per prendere la nostra vendetta. Aspettate che mi scrivo la coordinata. Ma dai, sei andata ad attaccare i pillager. Ma io non sapevo nemmeno esistessero i pillager. Quello è il problema. Io non giocavo a Minecraft da anni prima di riprenderlo così, praticamente. Mi scrivo le coordinate. 372 Y72 Z 133. Ok, cioè abbiamo le coordinate di casa, perfetto. E come un chihuahua attacca a vista, esattamente. Grazie, Sly. A me piacciono, actually, i chihuahua. Però mi piacciono i chihuahua quelli che non hanno gli occhi strabici, mi piacciono quelli normali. Ok. Anche quando sono tornata a giocarci dopo anni e anni, ho trovato un gioco diversissimo, però sempre incredibile. Sì, è vero. Per qualche strano ragione non mi stupisco. Vabbè, ma come se avessi detto chissà cosa alla fine, eh? Non è che ho detto niente di che. Allora, dove ci troviamo? No, 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 ti ho sentito, dove sei? Dov'è? Lo sento tipo qui. Io non ho paura di voi, dannati zombie. Infatti, come puoi ben vedere, ero ben armata di picconi. Che cosa mi sta attaccando? Perché sto perdendo vita? Non penso sia per te. Lo spam funziona sempre. Mi mangerò una carota come segno di vittoria. No, i pincher fanno cagare, signor System Machine, per favore, no. Ok, allora dobbiamo andare verso di qua. Non ti permettere, ma se ti piacciono i pincher, veramente, guarda, ti do... Ok, tu non mi hai visto, va benissimo così. Ti do il numero di qualcuno bravo perché i pincher, secondo me, sono per maniaci. Chi è Mo Ninni? Sapete che non mi ricordo se anche... Oh cazzo, invece sì. Aspettate! Please! Dai, viecce, viecce! Cazzo, ci è venuto. Bravissimo, sei la stellina di questo mondo. Hai un cane! Ma io... Ma mica era un pincher? Guardatevi sto parkour tra gli alberi. Ma te l'ho messo pure in animaletti. Ma non è un pincher quel cane? Non mi stare a di cagate, signor System Machine. Appunto,
mondo perché non somiglia a un pincher. Per questo ho detto che è carina. Per me i pincher sono topi. Ancora più dei chihuahua. Qual è la vostra razza di cane preferita? Vai. Però non che cerco di seguire durante i campi. Sì, ma non ti preoccupare, signor Magic Cecio. Si goda il viaggio. Assolutamente, sto dicendo semplicemente che c'avete dei gusti di merda. No, non è vero, vi voglio bene. Sapete che io scherzo quando dico queste cose, sì. Nessuno se la prende, vero? Un cane lupo che ti sbrana i chihuahua. Ma in realtà i chihuahua non sono i miei cani preferiti. Ho detto che sono belli, mi piacciono, ma non sono le mie preferite. Non ti dirò la mia razza preferita di cane. English Pointer, quello marrone, ci sta. Askin. Aspetta, no, è il tuo, signor. Il signor Dry sta cercando di indovinare la mia razza di cane preferita. Per me gli husky. Se qualcuno mi dice mi piacciono gli husky, sai di che mi sa? Di una persona che cerca di essere un po' fuori dagli schemi, capì? Perché sta laggando così tanto Minecraft? Quella persona che cerca di essere un po' diversa, però in realtà è semplicemente un basic del cazzo. Sempre manzi a causa di possibili ritardi che mi sminchiano i cambi. Ma quanto tempo c'hai tra un cambio e l'altro? Prossimo cane, un corcio col culo larghissimo, cosa? Ah. Non so se leggere il tuo nome o meno, ma comunque grazie per il follow, benvenuto, come stai? Madonna, l'ho one shottato, scusa. Grazie, sempre per le leggine. Ah, ok, allora era il tuo. Scusami, Sly. Vabbè, sapete che io non ho bisogno di addolcirvi la pillola, quindi. It is what it is. Ciao, come stai? Benvenuto, Nicer. No, 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 assolutamente no, Earl. Linu penso sia uno dei cani più brutti da avere in casa. Oh no, abbiamo sorpassato casa. Ma in realtà noi dovremmo diminuire drasticamente Zeta. Tipo dovremmo andare verso di qua. Ok. In tutto ciò ringraziamo il signor Sonic Drake che si è preso lo sbatti di andarmi a ricercare le coordinate di casa. Che gusti di merda ha? Sono tuoi? Ah no, allora sono belli. Che cosa? Aspetta, non ho capito, signor. Che è successo, Nicer? Quei puntini non mi convincono. Ma è un lupo grigio! Da quando è che esistono i lupi grigi? Ah, ma siete bellissimi. Ce l'ho qualche. No. Ah no, io non ho detto che solo. Incazzato nero, questo però le frego io. No, io non ho detto che solo perché hai il cane pincher magicamente sono belli. Ho detto semplicemente che i pincher fanno cagare e il tuo cane, se è un pincher, non assomiglia a un pincher. Ah, è bagnato. No, mi dispiace. Spero che sia solo febbre e che passi subito. Poi, grazie a lui, la signorina si può tornare a casa senza perdersi, esatto. Signor Sonic Drake, uno di noi. Guardate quanto sono brava a nuotare. E quindi niente, ma in realtà io vi dirò, a me i cani più o meno piacciono tutti, tranne i pincher, i chihuahua strabici. Poi un altro. Poi, raga, c'è da dire che i cani, più che di aspetto, secondo me conta anche molto il loro carattere. Però il loro carattere a volte è dettato anche da come li cresci. Tipo, per esempio, prendi un cane come. Madonna, come si chiamano? Gli Yorkshire. Madonna, che cagacazzo che sono gli Yorkshire, raga. Invece, un cane. Vabbè, che sarà che. Questo, appunto, per ricollegarmi a quello che ho appena detto, che era buonissimo. Io praticamente ho avuto un cane
vicino casa di nome Hogan, era un Labrador bravissimo, madonna, mai sentito abbaiare, era un coccolone con tutti quanti. C'aveva il padrone, sì, ma il padrone lo lasciava sempre libero. E niente, mi sono innamorata dei Labrador grazie a lui perché, tipo, boh, bellissimo. Una volta è tornata a casa tutto zoppicante perché aveva tipo protetto il. Sì, mi dava fastidio quel buchino, il padrone da un altro cane che, cioè, praticamente, io essendo che abito vicino alla campagna, qua quasi tutti hanno un cane, no? Però uno che abita un po', vabbè, qua nelle vicinanze, raga, quello non c'ha un cane, c'ha un orso, è veramente gigante. Fatto sta che gli sono partiti 5 minuti a sto cane, è andata ad attaccare a sta persona, fortunatamente che ci stava Hogan che gli ha detto che cazzo fai. Che poi non ho ben capito. Banshee, ciao, come stai? Bentornato. Stavo dicendo, non so come ce l'ha fatta, anche perché Hogan, diciamo, cioè, era obeso come cane, quello là era più largo che lungo. Però fatto sta che ha vinto e niente, quindi Hogan resterà per sempre nei miei ricordi. Pastore Maremmano, sai che può essere? Perché è proprio grosso come cane. Infatti, la prima volta era buonissimo. No, no, non in quel senso, Earl. Infatti, la prima volta che l'ho visto in giro io mi sono spaventata. Io non ho paura dei cani, ma comunque, se un cane di quella stazza ti salta addosso è grave. Alicius, aspetta. Ma tu sei arrivato adesso? Comunque, benvenuto, come stai? Poi c'era. Sempre vicino a casa mia c'era uno che c'aveva. Madonna, aspettate, aspettate. Com'è che si chiama quel cane? Non era un bulldog, infatti. Mi pare allora fosse il Rottweiler. Sì, c'aveva questo Rottweiler, raga. Io non so se voi sapete che succede con i Rottweiler quando crescono e quando si fanno grandi, che a una certa, raga, impazziscono letteralmente. Oh, scusate, non volevo sporcare, ragazzi, non inquinate. Scendere scala la mattina, mi sente sempre, poi durante il giorno. Ah, ci sta. E praticamente c'era questo Rottweiler, raga, che io ci sono cresciuta insieme perché cioè il proprietario era un mio vicino di casa, comunque lo incontravo in giro. Questo Rottweiler, raga, si faceva accarezzare, si faceva fare di tutto, era proprio un pezzo di pane come cane, bravissimo. Fatto sta che, appunto, come succede con tutti i Rottweiler, è arrivato a un punto in cui praticamente è impazzito. Mi ricordo ancora un giorno che fortunatamente, raga, quel cane era legato all'albero. Io sono andata vicino per accarezzarlo e dopo 2 minuti che stava calmo, cioè 2 minuti no, dopo qualche secondo che lo accarezzavo e lui stava calmo e mi è saltato letteralmente addosso. Mi ringhiava, mi abbaiava, raga, praticamente mi aveva fatto un graffio perché era estate, stavo in maniche corte, praticamente che partiva dalla spalla fino a giù alla gamba. Infatti, io non so come finiva quel giorno se non fosse stato che stava legato all'albero. Infatti, poco dopo, qualche settimana l'hanno dovuto sopprimere perché era diventato ingestibile. Esatto, esattamente, signor Carboniglio. Che tipo di scoppio il cervello? No, no, a noi era il Rottweiler. Si prende determinati cani. Molti se li prendono per atteggiarsi. Sì, è vero, Banshee, quelli più piccoli. Ma ti dirò, i più piccoli in realtà, a me fanno anche un po' pena. Siamo tornati a casa comunque. Per il semplice fatto che vengono trattati più come giocattoli che come cani. Difatti, raga, i cani piccoli sono quelli più stressati perché, cioè, i padroni praticamente li trattano come giocattoli, non li trattano come cani. Ci sta. Ma era violento per qualche motivo. Perché per il fatto che c'hanno questa cosa che praticamente il cervello gli si. Sono una persona orrida. Praticamente il cervello a lungo andare gli si ingrossa e letteralmente impazziscono. E lui era arrivato a quel punto. Infatti è stato un peccato perché era tanto buono come cane, ma meglio che. Così, piuttosto che ci faceva. Anche perché, raga, era iniziato a diventare molto aggressivo anche nei confronti del padrone. Tant'è che il padrone lo lasciava, non se lo riportava nemmeno più in casa, lo lasciava sempre in garage. Dovrei fare un'altra chest. E praticamente aveva paura anche ad entrare in garage per lasciarli da mangiare.
Esatto, no, è bruttissimo secondo me sopprimere un cane. Esatto, signor Carboniglio. Adesso deve capitare una persona a differenza di Pitbull. Sì, vabbè, ma questo non toglie il fatto che sono tanto... che sono fastidiosi come cani. Faceva cioè, l'addestratore dice più volte una cosa giusta, però non cambia, bisogna avere una patente perché molta gente lo prende ma non lo sa gestire e fa solo del male all'animale, a volte anche alle persone, è vero. Hanno questi problemi, uno dei riposi tra Frenesia Viking e Berserk. Oh, va bene, Lawrence. E sì, io sono d'accordo col fatto che per tenere un cane devi saperli addestrare. Perché, raga, purtroppo le persone, scusate se quello che sto per dire è veramente brutto a sentirlo dire, però le persone si attaccano all'idea del oh mio Dio, ma il mio cagnolino non gli potrei mai dire di no. Raga, sbagliate, sono cani, cioè sono animali, vanno addestrati. Altrimenti poi vi ritrovate qualcosa in casa che vi dà più fastidio che altro e poi sarete i primi a dire oh mio Dio, ma non posso fare niente, oh mio Dio, il mio cane si comporta così, oh mio Dio, il cane fa questo, fa quest'altro. Io ti direi, grazie al cazzo. Oddio, non lo sapevo, Ciro, mi dispiace tantissimo. Ieri dopo averti scoperto in live mi sono andata a recuperare un paio di live del canale YouTube e per quello che ho scaricato la prima volta in 25 anni. LOL, credo di aver fatto un grosso... Sì, hai fatto un grossissimo errore, mi dispiace averlo comunque. Sì, dovrei finire di caricare anche i VOD, effettivamente. Cioè, stanno caricati su YouTube, ma li devo fare le thumbnail. Sono in colpa ora, mi sento in colpa tutti i giorni della mia vita, non ti preoccupare. Dipende da come li fai educare, secondo me, intendo la razza grossa, dipende dai padroni. Sì, però appunto se ti prendi... se ti prendi dei cani tipo, appunto, Rottweiler o altri che hanno appunto questo tipo di malattie, tu li puoi educare, sì, ma fino a una certa. E fidati che... i cani grandi hanno la scusa, ma pure quelli piccolini non è che sono da meno, ma... diciamocelo francamente che quelli piccolini sanno essere veramente un dito in culo. Scusate, sto cercando di capire che cosa voglio fare in questa... Ok, non c'ho stick, quindi me li devo craftare. Dovrei andare a riprendere un po' di legna. Mio col cane barricato, acqua 20 ed è piccolo. Vedi? Cioè, non è per cattiveria, per amor del cielo, ma io son dell'idea che non tutti possono tenersi un cane. Ma guarda che i gatti non è che tanto scherzano, i gatti c'hai cioè, ne gesti soprattutto quelli di taglia grande, sì, Sly, assolutamente è vero. I gatti fidati che sanno essere ancora più stronzi dei cani. I cani, cioè i gatti, tutti quanti se ne escono. Eh sì, ma tanto i gatti sono gatti, li metti la ciotola e poi loro fanno da mangiare da bere e poi loro si gestiscono. Raga, no. No. I gatti li devi saper tenere perché i gatti puzzano e portano un botto di malattie. No, non è vero. I gatti sono autonomi, manco per il cazzo. Lo sono un po' più dei cani, ma perché i cani riescono effettivamente... cioè, hanno quell'atteggiamento più di affezionamento al padrone. Anche i gatti si affezionano, per amor del cielo. Ma sì, stanno un po' più sui cazzi loro. Però, ragazzi, tenere un gatto in casa che lo tieni praticamente allo sbaraglio e non gli insegni nulla. Ti dico io che divertimento è. Si dice che la pasta non è la cosa migliore, sarebbe avere un gatto, non stronzola, ma beh, buona fortuna sostanzialmente. Ma io non c'avevo un'altra working bench, davvero? Big sad, niente. Mi devo farmi un'altra working bench. Ah no, perché quella l'ho persa, mi sa. No, aspetta, così faccio la cassa. Ah, me ne servivano solo 4, è vero. Non so più giocare a Minecraft. Facciamo così, mi porto questi, mi porto un po' di pietra. Ma in realtà la pietra almeno me la porto. Tanto me la farmo. Faccio così. Ma... mi servirebbe altro cibo, però. Davvero, Sgabbit? Dai, carino alla fine. Oh.
Mi sono scordata che potevo mettere le torce davanti a casa. Ah, adesso ho tre torce, perfetto. Si paga ma Minecraft, però lo paghi una... Quant'è? Una ventina di euro. Cioè, se vuoi la versione Java, altrimenti ci sta l'altra... No, questa è la versione Java, giusto? Cioè, la versione Java è quella che puoi moddare tutto quanto. Altrimenti comunque ci sta un'altra versione di Minecraft che paghi poco, però c'è solo il gioco base e non puoi metterci mod. Però dopo riaprire la porta in realtà è spettacolo. Quest'estate sono andata in Calabria dai miei e ho conosciuto la cagnolina di mio fratello. La notte dormo nella stanza mezzo e due letti, però una volta mi sono alzata per andare al bagno e l'ho ritrovata stesa sul mio letto. Mi sono dovuta seccare sul divano, ma dai! Ma adesso ti danno entrambe le versioni. Ah, davvero? Mi sei regalato, se mi insegnato, sei pure a giocarci a LOL. Guarda, sei venuto proprio dalla persona sbagliata. Io sono una pippa astronomica su LOL. Ci sono cani fatti apposta per stare in casa e non fare nulla. Il mio cane non faceva casini, manco da cucciolo, i livelli muove. Poi ci sono i cani che invece li devi far sfogare. Sì, ma quello che ho detto dipende tanto dalla razza. Ciao nonno, come stai? Dipende tanto sia dalla razza sia da come li educhi. È una cosa che ho detto all'inizio. Tutto bene. Sì, quello LOL purtroppo poi ti devi imparare praticamente LOL, te lo dico. Ti impari tutti i champion, ma poi te ne devi masterare tre. E basta. E stai a posto così. Poi ci stai. Poi ci sto io che ne so giocare uno, che è Lulu, quindi. Vabbè, dobbiamo cercare altro ferro. E andiamo alla ricerca di ferro. Sì, ma non ci posso andare senza mangiare, però. I need food. Let's get some food. Lulu Top c'è, cioè, mamma mia, Lulu è troppo bella, mi diverte troppo. Sai che ieri ho fatto un game, vabbè, con un mio amico. A una certa è venuta una Vayne, sotto il livello 6, che mi voleva fare 1v1. Che, indovina chi è morta tra i due. E non ero io. Vedete giocare su LOL solo per vedere come muori cadendo dalla mappa, perché se non puoi cadere dalla mappa. Il primo tutorial ho potuto sbloccare un champion, ho scelto uno grosso grosso, ma non so come si chiama. Non so chi è che ti danno mo all'inizio. No, io non. Sai, no, io mo ti spiego. Quando giocavo assiduamente a League of Legends, praticamente che facevo per far tiltare gli avversari? Spammavo la risata di Lulu. Ma a una certa mi davo talmente fastidio anche io che ho dovuto togliere la voce ai champion. Quindi io non so effettivamente che frasi dice Lulu. Camerisco, se piacerebbe portare God of War. Io già l'ho giocato God of War, a dire la verità. Devo giocare il secondo. Però non l'ho mai. Cioè, il secondo non l'ho finito, onestamente. Mi ha annoiato. Cioè, mi ha un po' annoiato. Io non so più che. Ah, sì, mi serviva del cibo. È vero. Quindi non penso lo porterò God of War, anche perché io comunque la saga la giocai tutta. Poi quando sono usciti quelli per PS4, vabbè, PS5 se proprio ce lo vuoi buttare. Il primo mi è piaciuto tantissimo. Signor Non ascoltare il tuo cervello, asterisco mente asterisco. Nugio! Va bene, signor Nugio, grazie mille per la resub, come sta? Ma in realtà io non penso sia un bel gioco da portare in live, God of War, anche perché io questi giochi in cui devi stare molto attento alla storia, preferisco giocarmeli un po' per fatti miei, sostanzialmente. Fai finta che ti ho distratto la mano. Darius, ah, Darius è uno di quei champion che se lo impari a giocare bene praticamente vinci tutte le partite. Basta che ti fidi un pochino e poi hai fatto, sostanzialmente. Allora, io non lo prendo quel cibo. Dovrei andare a fare un po' razzia di animali, mi sa. So. La mia testa era impazzita, vabbè. Ah, ma quindi tu mo stai a Termoli, mo che ci penso? Cioè, scusa, non volevo spoilerare dove vivevi, l'ho detto veramente con nonchalance, scusami. Scusami, ragazzi. Rincoglionito adesso. Vieni qua. Scusami, se vuoi puoi anche querelarmi, avresti tutto il diritto. Oh, uova.
Ancora quando Darius ai tempi è appena uscito era letteralmente OP, ma quasi tutti i champion erano letteralmente OP appena usciti. Vabbè, Termoli è grosso, vai, capirai quanto è grossa Termoli. Tranquilla, il Molise non è... Ma tu ci sei stato, non puoi dire che non esiste, bastardo. Ti ho anche visto con i miei occhi. Ma che cos'è questa cosa bellissima? Non ero io, cazzo. E allora chi era? Oh sì, tu mi servi. One shottata, mamma mia. Aspetta, com'è che si fanno tipo i tappeti? Ci vogliono 3D... 3D... wool? Non so come si dice in italiano. Di lana? Qua però ci sono... Guardate quanto è solitaria quella mucca. Sta avendo letteralmente il suo momento da main anime character. Ah, ok, Nicer, va bene. I have the high ground, Anakin, è vero. It's over! I have the high ground! Miki, ciao, benvenuto, come stai? Ciao, Noemi, come stai? Benvenuta. Wii. Tutto bene, grazie. Qua stiamo facendo rifornimenti per partire e continuare il nostro esercito di Iron Golem, dato che mi serve letteralmente tanto, tanto ferro. Ma in realtà io sti due non li uccido. Questi qua non li uccido, dai, me li tengo. In caso uccido per sbaglio i miei due. Va benissimo, Earl. Buon Kinder Delis. Niente, Noemi. Ah, abbiamo altre due pecore, però in realtà forse è meglio coltivarle piuttosto che ucciderle. Versione gatto. Per dire 1,85 per 93. Aspetta, che cosa, Nicer? Aspetta. Mi sono persa. Vabbè, raga, avete capito. Allora, abbiamo un po' di carne che posso cucinare effettivamente. Qua c'ho altro raw iron. Blocco of iron, già ne ho 4. Aspetta, quindi io potrei già fare il primo iron golem sostanzialmente. Oh! Allora, voglio cucinare questa carne, ragazzi. Per cucinare la carne. Che ho finito pure il carbone. Ah, infatti, ecco. Vabbè, andiamo a cucinare. No, anzi, facciamo che dormiamo e poi andiamo a cucinare la carne. Vi stai sempre spuntare al terreno. Grazie, nonno, diglielo. Cioè, imparali un po' come funziona la vita a questi giovincelli. Ora per vedere una tua live dove coltivi pecore e allevi margherite. Pagheresti oro per un po' di cose oggi, Sly. Vero, noi avevamo anche un cavallo qua. Gatto che è alto 1,85 per 9 kg. Penso che se li fai così vola via. Ma a te piace proprio quell'angolino, è inutile a fa di. Ma io qua ci avevo messo la fornace, no, aspetta. Ma io ci avevo messo la fornace là. Dannazione, dov'è che ho messo la fornace? Vero, nonno, diglielo. Io sciocco basita. Che poi oggi avevo trovato anche una cosa bellissima, cioè un concept bellissimo di una casa su Minecraft. Sì, raga, se voi mi vedete fare così è perché io in realtà gesticolo in game. Quindi sì, c'ho questa cosa che... un po' di brum brum. Capito, no? Ant ah, ok. Che palle, devo sprecare altra cobblestone. Ho trovato una foto di Uranus col pianeta diviso perfettamente da due pagine. Bellissimo. Sembra che devi tirare una scorre... No, 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 è solo una parola che non posso dire su Twitch, più che altro. È Java.
Che poi, fun fact, questo qua è il mio secondo, è la mia seconda copia di Minecraft, perché la prima che avevo mi hanno hackerato l'account e niente, me l'hanno ciullato, non ho potuto più recuperarlo. E quindi ho dovuto ricomprarlo di nuovo, l'ho ricomprato e poi l'ho lasciato praticamente morire là. No, raga, ditemi quello che volete, ma qua, qua ce l'avevo messo, la fornacella. Sì, sto. Ne vuole un po'? Sì? Va bene, appena se ne cucina uno. E qual è buon uomo? No? Non gli piace il pollo. Perfetto. Mi sembra sempre più nudo. Perché più nudo? What? Mentre se invece vi doveste prendere un animale esotico, cioè uno non convenzionale come animale domestico, quale vi prendereste? Io penso un capibara. La gallina. Oddio, la gallina non è poi così tanto non convenzionale come animale. La rana, pure questa. Non so. Dite che sono. Non sono convenzionale. Per me sì, una capra. Vedi, la capra già è un po' più così come animale domestico. Una scimmia che risolve i crimini. Vabbè, la scimmia criminologa mi mancava. Ah, c'hai ragione. Dici, come faccio a cucinarti se non mi togli la roba? Il drago. Un gamberetto. Uno solo, Xantion. Ah! Dio, mi fa malissimo il ginocchio. Ultimamente sto un po' troppo a gamberetto su sta serie. Ok, ho bloccato lo schienale. La chiamerei Charlie. Secondo me Charlie non è un nome da scimmia, sai? Uno zoo così, sono a posto. Sì, ci sta. Stavo per tirare. No, Lorenz, no. Un varano e lo chiamo Ignazio. Lo voglio anch'io adesso il varano che si chiama Ignazio. Io prenderei Jerry Scotti. Povero Jerry Scotti. Adesso è diventato un animale domestico. Io spero di non morire quando più non mi va di perdere il cibo. Più che altro. Duca Trecase, grazie mille per il follow e benvenuto, come stai? Occhio però che come entra in casa e dice buonasera e distrugge il primo tavolo. Povero Jerry Scotti. Io invece prenderei Jerry come animale domestico. La tratterei tanto bene. Che palle aspettare il cibo. Tirerò quest'uovo nel frattempo. Vediamo se ci esce la gallina. Oh, quindi aspettate, io quanto ferro ho in tutto? Non è vero, non gli ho dato dell'animale. Scusami, sì, scusami, signor System Machine. Che poi in realtà io gli animali li tratto tanto bene. Dovresti fare lo smoker, non so nemmeno che cos'è lo smoker. Salve anche a te, signor cavallo. Allora, facciamo qua, lascio questi. Allora, abbiamo 4, 31 iron ingot che. Aspettate. Quanta roba mi serve per fare un iron golem? Secondo me come animale esotico sì, esoterico no. Marine One Piece, soprannominato il cacciatore bianco. Ah, ok, grazie Lorenz. Fornace e quattro blocchi di legno, proprio come un. Ah, ok. Quattro blocchi di ferro e una zucca. Ah, quindi possiamo sì, effettivamente già farne uno. Aspetta, ma con questo. Che poi noi abbiamo anche del ferro da cucinare. Allora, facciamo uno, due,
3. Ok, 4. Mi sa che c'avevo esattamente 5 pezzi di ferro. No, va bene, possiamo fare un altro. E abbiamo già 2 golem. Bellissimo. In realtà, secondo voi quanti golem servono per raidare il coso dei pillager? Mi serve un numero, perché per me 2 sono abbastanza. Tanti così. E allora stiamo un po' messi male. Che è successo? Salute Ma? mentale pop. Gidano, grazie mille per la donazione. Come stai? Benvenuto. Niente, mi sono rimessa a gamberetto. Forse dovrei mettermi lo Streamlabels qua, perché a quanto pare OBS non mi vuole dire che cosa succede nella mia stream. Non lo so, guarda che i pillager spawnano all'infinito, davvero? Gli alert laggano. Sì, ma è OBS che ultimamente mi va proprio di merda, raga. Non ci posso fare nulla, purtroppo. Va benissimo, Nice. Grazie mille per esserci stato. Alla prossima e buon weekend. Un bacio a te. Ok, facciamo l'altro coso così mi sento già a metà dell'opera. Dai, facciamo tipo 4. Basta, a me basta che alla fin fine mi tengono impegnati i villager. Non devono. Devono tenermi i pillager, come si dice, impegnati mentre io li distruggo la base e li do fuoco. E a tal proposito mi serve un acciarino per dare fuoco alla roba. E quindi mi devo fare pure un acciarino. Ma niente, sai cosa? Me lo lascio finire un altro pochino. Ma piromane? No, mi hanno fatto un torto grande grande, mi hanno uccisa, quindi è il minimo che in realtà ricevono da me. Oh, vediamo, vediamo. Non così, aspetta. Niente gallina. E zucche l'hai? Sì, ne ho 5, mi pare. 2 già intagliate. Aspetta, ma sì. Ah no, c'ho la forbice, sono intagliato il coso, non l'acciarino. E a tal proposito mi serve anche della flint. Quindi mi tocca anche scavare. Ma la flint si prende soltanto con la pala, o posso anche scavare a mano? Sì, e chi la. E chi la cambia più? Valla che bello che è. Come mi fai a dire qualcosa? Comunque, se proprio vuoi usare i golem, 2-3 credo bastino. Ok, allora vediamo se riusciamo a farcene un altro. Gonzales Pop Candy. Bellissimo. Arriva! Migliore la pala, maggiore la possibilità di dropparti la flint. Però te la droppo in qualsiasi modo. Ah, ok. Ma dai, davvero c'è una caverna sott'acqua qua? Oddio, c'è del lapis. Allora, solitamente questa qua, diciamo che è anche una live extra che sto facendo, Noemi, perché io solitamente. Oh, ferro! Io solitamente non streamo di sabato, è sabato oggi, giusto? E quindi sì, io porto altri giochi. Minecraft è proprio quel gioco che porto quando voglio chillare, perché solitamente porto Souls-like e quindi capisci che non sono proprio. L'avete sentito anche voi, vero? Non sono proprio il massimo del chill, quei giochi a volte. C'è bisogno di buttarsi in acqua. Dove cazzo è spawnato? Ma è invisibile? Carl! That kills people! Il cherry sapling! Bello! Posso fargli la gabbietta così? Oh no! Ma c'ha un cervello in mano! Che cazzo c'ha in mano? Ah no, è tipo il Nautilus, giusto? Ma non c'ho 5 smeraldi. Ne ho trovati tipo 3. Aia. Vieni qua, che non voglio uccidere il tizio Caio. Vieni qua, per favore. Aspetta che mangio un attimo. Che qua, se no, è grave la situation. Dai, esce, ritorna, ci sei le palle. Dai. Me l'hai droppata? Sì. Che si fa? Che ci si fa?
Aspetta, fatemi... Per favore, mi sta facendo pena sto coso. Facciamoli tipo... Che c'era? Ho sentito un rumore. Però tipo una basetta, no? Ah no, sta già lì lui. Non gliela posso fare. Beh, ti faccio una base così. No, se vuoi salire. Ok. Così almeno sta un po' più al sicuro. Rubali lama. Posso rubargli lama? Davvero? Se posso farlo lo faccio praticamente immediata subito. Possono far parte del mio esercito i lama. Cazzo. E allora niente. Mi stanno facendo pena questi lama, ma se tipo io provassi a liberarlo, no? Che forse si è incastrato perché sta sotto questi cosi. Sì, ma devi ucciderlo. No, non voglio ucciderlo. Dai, dai, vieni. Dai. Adesso sei libero. Puoi fare quello che vuoi nella vita. Ti faccio una basetta tattica. Esercito di lama e attacca i pillager con una marcia imperiale. Ma ce ne vuole per trovare i lama. Dove cazzo te ne vai? Ma ti sto a fare tutta sta roba e te ne vai via. Ma è ingrato di merda che sei. Bastardo, niente. Vado a lasciare questa conchiglietta. Anche se secondo me tipo due lama bastano, so che fanno abbastanza danno come... No! Non voi! Non voi! Non gli scheletri, non gli scheletri, non gli scheletri, no 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 no! Puoi correre per favore! Ci vuole l'invito scritto anche per farlo adesso! Me li scappo! Ciao gallina! Oh! Uova! Niente gallo! Sì, mi fanno un sacco di male. Mi dovrei rifare lo scudo. Sì. Signor System Machine. Posso dormire? Sì. Sono passati 2 giorni e io ancora riesco ad andare in miniera per cercare altro ferro. Sto cazzeggiando troppo, mi sa. Mangio queste carotine. Ho la freccia in un ginocchio. Ok, adesso ciancia le bande. Direi che possiamo andare in miniera. Ah, che belli. Guarda come fa il furbo quello scheletro. Allora, c'avevamo una caverna giusto... Che cazzo? Oh. Sei bellissimo. Quanto sono belli gli Enderman. Penso siano praticamente i miei mob preferiti. No joke. Lo Slenderman di Minecraft. Sì, sostanzialmente. Oh, gli è finito anche l'effetto della pozione a quello. Ok, qua c'è anche del carbone in caso mi dovesse servire. Allora, dov'era la cosa bella in mezzo all'acqua? Tipo per qui, no? Lorenz, non penso che qualsiasi gioco non possa fare una cosa simile. Sì, ma perché tutte le caverne c'hanno l'acqua dentro? Madonna, che fastidio! Non finisce la pozione, beve il latte che cura da tutte... Ma davvero? Quando mi dite queste cose non capisco mai se mi prendete in giro oppure una cosa seria. Ah! Quindi ha delle ossa molto forti lui. Abbiamo letteralmente circonnavigato il villaggio. Non si scherza mai su... Madonna, scusami. Non lo farò mai più in vita mia allora. Qua? Niente caverna. Oh, forse è lì. Come hanno chiamato questo gioco? Un nome molto vicino al nome del libro più bannato della storia. Forse è fatto apposta. Che cazzo è quella roba là sopra? Ah, sono cavalli. Sono 2 cavalli.
Ti prego. Perché non... non nuoti più veloce? Vabbè, niente. Mi metto a camminare sulla terraferma, che forse è meglio. Ho visto il ferro? Wait. Potrei aver avvistato del ferro, signore e signori. Ecco là, vedo qualcosa di viola. Aspettate. Han, ciao, come stai? Benvenuto. Ma quello là è un pezzo di portale. Cioè, io avevo tutte queste meraviglie vicino a casa e non me ne sono mai accorta fino ad ora. Eh sì. Quando scommettete che non c'è la chest, per mia fortuna? Perché so che qua vicino ci dovrebbe stare la chest, vicino a sti cosi qua. Ah no, erano soltanto alghe. Mi fa piacere. Invece trovi la cesta, ma è vuota. Ah! Oh, nice! Flint! What's this? Fire charge. Che cosa serve? E mi ciullo anche la cosa. Eh? Perché ho preso fuoco? Ah... Per fare le pozioni. Ah, ok, grazie. Allora direi di andare a lasciare sta roba in casa, perché è tanto preziosa e non voglio perderla. E poi andiamo verso lì, che ho visto del ferro. Ferro che, ricordiamo, serve per creare il nostro esercito. Ah, è là la casa. Stavo andando nella direzione sbagliata. Comunque noi siamo spawnati, cioè noi non siamo nemmeno tanto lontani dal punto di spawn, no? Ma abbiamo letteralmente tutto nelle vicinanze, tutto quanto. La puoi anche lanciare, se non fosse che ne ho solo una avrei provato subito. Ta 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 ta. Allora, qua scendo così, ok. Ah, è vero che... Madonna, raga, non apro Discord da secoli, anche sul telefono. Aspetta, poi la voglio andare a vedere anche io. Ah, in più devo pubblicare anche la foto del cappuccino astratto che avete fatto ieri, che era bellissimo. Che fatica. Sly, tu non hai capito che tu hai creato un capolavoro. Potessimelo tatuerei. Se non fosse che ho paura degli aghi. Sarebbe molto bello, però. Qual era la nostra casuccia tra questi? Da 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 da. Era questa qua con ben 3 torce. Che siamo degli ego mostri. Allora... Questi qua è tutto da togliere. Questo... Ah, questo qua me lo lascio, non si sa mai. Questo qua lo tolgo. Questo lo tolgo, questo lo tolgo, questo non mi serve, questo lo tolgo, questo lo tolgo, questo lo tolgo. Quello lo resto, questo lo resto, questo me lo resto, questo lo tolgo. Ok. Voglio togliere anche questo, via. Ok, noi siamo andati da quel lato. Domani invece che fate di bello? Che fate di bello in questa domenica? Se non andate a Lucca, si intende. Earl, ce l'ho il cibo. C'ho un po' di cibo dietro. Sai cosa? Mi fregherò una carotina. Così mi refullo anche nel frattempo. No, aspetta, non era per di qua, era per di là. Siamo venuti. Ma che, figurati. Lavori... Peccato, ma fai il tipo mattina, notte... Che turno fai? Cappuccino anche... Prof, cosa studi, se posso chiedere a Anna? È la prima volta che vedo qualcuno che guarda dove cammina su Minecraft.
16:24, ah, proprio te l'hanno messo in mezzo alla giornata, sostanzialmente. Io onestamente non so che fare sto weekend. Sono un po' in quel periodo in cui qualsiasi cosa faccio mi annoia, sostanzialmente, quindi non lo so. Infatti streamo perché è probabilmente l'unica cosa che mi fa staccare un po' il cervello. Fisica, matematica e informatica, mamma mia, tutta roba molto leggera praticamente. A me questo periodo di cui parli, no. No, parla così è brutto, no. Dobbiamo trovare qualcosa che ti ridia gioia nella vita. Forse domani vado a comprarmi il vestitino. Per cosa? Se posso chiedere, ovviamente sono. Non voglio sembrare invasiva, ma a me piacciono. Signor Carboniglio! No, è tardi, cazzo, è domenica domani. Saremmo dovuti andare oggi. Streami tu, domani sarà una piccola gioia. Domani non lo so perché sai cos'è? Io la domenica me la prendo sempre per staccare un attimo proprio dal computer, perché essendo che praticamente io mi faccio tutte le grafiche, tutto quanto da sola, il mio passatempo ce l'ho al computer. Io mi passo 6 giorni della settimana al PC, quindi almeno un giorno in cui non ci sto davanti. Mi farebbe piacere. No, no, ma che guarda, che chiedere è lecito, Orlo. Figurati. Per la laurea. Ah, è vero che ti laurei! È vero, mi ero scordata. Aspetta, ma io da qua. Eccolo là, visto. Ti ho rivisto. Uno, due, tre, quattro. Uno e due, tre, quattro. Non ce l'ho fatta. Però posso salire da qua. Sì, ma cagami. Andò. Aspetta. Che qua abbiamo un simpaticone. Non era qua il coso. Via. Ma in realtà mi hai fatto anche un favore. No, mi sa che era più in alto. Potevamo andare a vedere un attimo per i vestiti. Però è domenica. Io dubito stiano aperti. No, raga, era per qua. Io non ho allucinato. Forse il buco qua sotto. Ah, eccolo, infatti. Ah, altro ferro per la mia armata. È solo questo? Due pezzi? Davvero? Di domenica tutte. Eh sì, è quello il problema. Però potremmo esplorare qua dentro, effettivamente. Allora? Ah, è più grande di quel che pensassi. Ma sai che è monorando questo carbone? A voi è mai capitato di morire soffocati facendo una cagata simile come ho appena fatto io? Lo romperò con una carota. Il that's what she said. Aspetta, forse così crolla tutto. Aia! No, la mia torcia! Torcia! Ti recupererò! Questa la devo clippare, che cosa? Cosa mi deve clippare, signor Sly? Guardate quanta flint! Oh! Se piazzo una torcia per terra, la gravel che casca sopra si rompe automaticamente. Sì, ma secondo te io ho veramente i riflessi così sviluppati da poter fare una cosa simile? Signor Carboniglio, no. Torcia! Dai, ti prego, non dirmi che non porti da nessuna parte. Ah, ma è finita la canzone. Ecco perché era tutto così silenzioso, scusatemi. Ma sapete cosa? Mi piaceva tanto sta canzone per Halloween. Rimetteremo questa anche se non ci appippa niente. Appena finisce di caricare. La piazzi prima?
Senti, a me questo atteggiamento da sapientone non piace proprio. Non lo so, ste persone che vengono qua e pretendono di fare quello che vogliono. Per qualche strano motivo non mi carica YouTube. Salta annuncio. Ok. Mi piaceva troppo, raga, scusatemi, non c'è pippa niente, ma mi va bene così. Anarchia! No, che anarchia! Oh, questa qua è dittatura pure, lo sapete anche voi. Smeraldi? Uno smeraldo. Ma non è che ci vuole il piccone di ferro, aspettate. Ce ne stanno due. Sì, sarebbe quello. Fuck. Tanto sono solo sti due, a meno che non stanno anche sopra. Infatti. In teoria io avevo trovato un'altra caverna con altri due pezzi di Emerald. Aspettate, mi segnerò anche queste coordinate. Famo così, va. Domanda profonda. Aspetta, io non ho capito che cosa. Aspetta, Giuseppni, grazie mille per il follow e benvenuto. Come stai? Allora, 43.857 99225.7. Cioè, raga, guardate quanto sono vecchia. Ma Lorenz, grazie mille per l'abbonamento in regalo al signor Kangaroo, a tuo figlio. Era il contrario. Mi sa che Kangaroo era tuo padre, vero? Ok. Io ho i post-it a forma di stellina soltanto per segnarmi le coordinate di Minecraft, a quanto pare. Ok, allora, questi abbiamo detto non li possiamo prendere. Io vengo da lì, quindi continuiamo la scalata, anche se penso che sia finita. Infatti. Peccato. Tutto bene, grazie. Ti faccio una piccola backstory di quello che stiamo cercando di fare. Sarebbe cercare del ferro. Perché praticamente, prima che lo riprendessi in live, non ho toccato Minecraft per anni. E ho scoperto che esistono dei mob chiamati Pillager. E vicino dove ho deciso di fare la mia base, che sarebbe lì, ho scoperto che praticamente c'è questa torre di Pillager. Io, non sapendo che erano ostili, ci sono andata e mi hanno ucciso. E adesso prenderò la mia vendetta, costruendo un esercito di Iron Golem mentre gli do fuoco a tutto. Ma è profondo qui! Ok. Va benissimo, signor nonno, grazie per esserci stato e buon lavoro in casa, buon weekend, grazie mille. Grazie mille per gli headbutt, signor nonno. Mi sono scordata di rifarmi il coso, però. Ma io come ci arrivo a. Dov'è? Sì, vabbè, ma che trick shot mi hai fatto? Vabbè, ma sei fortissimo, ho capito. Gli scheletri, il mob più forte di Minecraft senza scudo. Io ho fatto esplodere. Ehan, voglio fare la stessa identica cosa. Però mi serve qualcuno che mi tenga i pillager. Che me li distragga da tutto quello che li, che, di, da tutto quello che li farò. E già l'ho ripiantata, c'ho praticamente tutto quanto pieno. Dove sei? È caduto? Vabbè, se è caduto tanto hai guadagnato per me. Mi sa di sì, eh. No, dov'è? Guarda che mi ha fatto. Mi ha fatto il giuk. Mi ha giuccata. Oh no. Oh no, pure di qua 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 no. Fucking hell! Niente, mi serve. Oh no, 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 no. Ok, you know what? We have 5 minutes, right? Allora, noi nel frattempo ci riavviciniamo là, sperando che smetta di piovere. Oh, così loro prendono fuoco. Ecco, appunto, anche voi, basta. Oh, ma che me la droppi la pala? Di ferro. Dai, dai, droppami la pala. Droppami la pala. Oh, ma quanto ci mettete a schiattare? Ok, uno è andato. Pala? Niente pala. Non c'è il lato scuro, nuda come Let Me Solo Her. Che mito, Let Me Solo Her.
Palamiserie. Ah, l'ho capita. Allora, noi siamo morti esattamente lì. Quindi, tu droit. Che poi che minchiata, che tipo per dire vai a destra in francese è simile a vai dritto, perché droit è anche dritto, cioè scritto in maniera differente da destra. Che schifo il francese, davvero. Non sanno nemmeno loro come parlano. E pretendono che gli altri si imparano la loro lingua. Perché, ah, loro sono francesi. Però dai, comunque a Parigi faranno l'orchestra di Elden Ring, quindi sono buoni. Che minchiate i francesi, va bene uguale, giusto? Un po' come dire 80. Madonna, è vero. Dopo questa frase, ma mi devono veramente fare del male fisico per non farmi oltrepassare il confine. Che cazzo è? Penso siano api. Yay, tutta la nostra roba è qui. Un coniglio bugato. Allora, riorganizziamo un po' tutto. Tu vai qua, tu ti metti qua, tu resti là, tu vai bene là, tu ti metti qua. Altro piccone. Qua, questo lo metto qui. Ah no, i picconi stavano tutti qua vicini. Metto questo qui. Anzi, la carne la tengo qua. Poi metto questo qui. Mangio un po' di carne. Prendere un coniglio e chiamarlo cappuccino d'obbligo. Ma non so se puoi addomesticare i conigli su Minecraft, sai? Il segreto. Avvicinarsi essendo che l'arco è un'arma a distanza, è vicino, non può attaccarti più di tanto. Ma in realtà, sai qual è la fregatura? Mi sa che devo bere, mi sta iniziando a morire la gola. Sai qual è? È più il fatto che c'hanno. Cioè, so che li hanno tipo buffati, adesso fanno un botto di danno, in più c'hanno questa specie di mira assistita che ti prende quasi sempre. Per questo devi. Non ce l'ho la corda. Per questo devi per forza farti lo scudo. Perché ti annulla tutti i danni del coso. Poi, capito, sto io a spiegare a voi come se fossi questa grande esperta di Minecraft. Quando puoi cucinare con patate, esatto. Esattamente. Ma quanto carbone qui? Tanto carbone! Ma io in realtà lo prenderei, dato che ce ne abbiamo relativamente poco. Raga, mi date un secondo che bevo, per favore, mi sta bruciando la gola. Bevete anche voi, ragazzi, è il momento dell'acquetta. Sai cosa? A me la carne del coniglio non dispiace. E io ti ringrazio per averlo condiviso con me. Perché io non so veramente nulla su sto gioco. Se non delle versioni vecchie, 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 vecchie. Sai cos'è? La carne di coniglio nemmeno mi dispiace più di tanto. Ma mi disgusta il grasso. Vabbè che a me il grasso non piace a prescindere. Ma in particolar modo quello del coniglio. Perché mi sa di detersivo. Mamma mia che brutto il grasso del coniglio. Puoi fare la sacca per portare. Davvero? E allora mi sa che quel coniglio morirà. Praticamente ti fai tutto l'inventario di sacchi, così puoi portare due. Oh no, si è rotta. Puoi portare tipo 500 trilioni di cose. È trattato bene anche se non. Sì, no, ovvio che va trattato bene. Cioè, ci stanno alcuni tipi di grassi che se la gente riesce a cucinarli bene. Cioè, non lo senti che è grasso, sostanzialmente. No, ma non mi è capitata una volta con qualsiasi tipo di coniglio che ho mangiato, che sia a casa o meno, mi dà sempre questo retrogusto di sapone per i piatti.
Andiamo a uccidere quel coniglio. Sperando che mi droppa la pelle. Mi sta chiudendo il naso in una maniera che voi boh. È droppata? No. Perché mi prende così tanto il naso? Dannazione. Allora, dov'era quella caverna profonda che non mi ricordo? E sapere fare fu. Aldio, ma che è qua? Ma sapete cosa? C'abbiamo due pezzi di ferro. Vediamo se ne troviamo un altro. Era qua? Sì. A me l'agnello. Sì, è vero, l'agnello puzza come carne. Guardate quanto è grossa sta cosa. Va benissimo, Sgabit. Buon game. Fai cascare l'acqua. Perché? Madonna, ma tu sei un genio, signor Carboniglio. Sento uno scheletro, ma non lo vedo. Però non vedo del ferro. No, dannazione. Vabbè, facciamo scendere l'acqua nel frattempo. È abbastanza questo? Sì. Aia. Vabbè. Mission failed. Calmati. Allora, io non so se voglio andare lì sotto. Mi scorta il pin. Dov'è? Acqua, no! Sai che a me non piacciono i Kinder Pinguì? Ho sempre preferito i Kinder Fetta al latte. Per me i Kinder Fetta al latte sono veramente la merendina più buona del mondo. Ok, ho visto, quindi sta sopra di noi quello stronzo. Sta tipo lì. Unfollow, mi spiace. Buon salve, allora, signor Mortor, come sta? Aspettate. Guardate che idea mi è venuto mo, no? Guardate, guardate mo che famo. Kinder Pinguin. No, no, vabbè, no. Aspetta, segnalarmi queste cose, no. No, dai, seriamente, ragazzi, i Kinder Fetta al latte sono molto più buoni dei Kinder Pinguin. Cioè, ma di netto. E abbiamo risolto il problema. Ma perché non sto mai zitta, dannazio? Dai, sali, sali, sali alle palle, dai. Sono secche. Ma non è vero. Sono d'accordo stranamente. A 60k, ma la possiamo fare pure adesso, signor System Machine. Non c'è bisogno di spendere 60.000 punti. Giusto, signor Sly. Kinder Fetta allo yogurt e tutti muti. Ma che cos'è Kinder Fetta allo yogurt? Yumilulu, wow! Ciao, grazie mille per il raid e benvenuti a tutti quanti, come state? Qua stiamo cercando di andare giù. Ma c'è quello zombie che ci sta impedendo. Ma giochi a League, per caso, ho notato dal nome. Ciao, Ricky, benvenuto, come stai? Già che mi piazzi l'emote di Nico. Cosa avete portato in live? Cecco? Se l'ho detto bene? Grazie mille per il follow. Aspetta, scusate, io sto un po' rincoglionita mentalmente. Ciao, benvenuta, come stai? Hai giocato a LOL? Non lo so, mi sto chiedendo un po'. Che hai portato di bello? Sì, ma. Oh, i mod qua? Guarda, comunque pure noi Minecraft. Ah, perfetto. Aspetta, aspetta, te lo faccio io. Faccio così, faccio così, faccio così, faccio così. Aha! Te l'ho fatta personalmente oggi. Ah no, t'ho battuto sul tempo. Comunque, Yumi, grazie mille anche per il follow. Com'è andata a voi su Minecraft? Io ti faccio anche un po' di backstory di quello che stiamo facendo. Perché praticamente io, prima di riportarlo in live, Minecraft non lo toccavo da anni. E ho scoperto che esistono i pillager. Praticamente siamo spawnati. Ho fatto un genocidio.
ho preso possesso di un villaggio di villager, però poco più a fianco c'era questa struttura nuova. Ci sono andata e ci stavano questi villager grigi. Io pensavo non fossero aggressivi, e invece lo sono. Mi hanno uccisa e adesso mi faccio un'armata di Iron Golem che me li tengono belli calmi mentre io li distruggo la base. Sto bestemmiando. Sì, non ti preoccupare, sto scherzando. Allora, Giuse, bentornato. E quindi niente, abbiamo anche il Redemption Arc su Minecraft qui. E quindi adesso niente, sto cercando del ferro. E questo è quanto. Sì, no, via. Dai, se esplodevi mi facevi pure un... Grazie. Beh, dai, non è andata male. Sì, non sapevo esistessero e mi hanno praticamente fatto il culo. Doccava da tanto, ho ripreso oggi in una survival, ho iniziato una cosa... Io ancora lo trovo quel bioma, mi sarebbe tanto piaciuto trovarlo, però ci sta un mercante che... No, che vende i sapling di Sakura. E dai, pensavo di essere al sicuro, non venire qua. E quindi adesso se riesco a trovare 5 smeraldi me lo compro. Oh, del ferro! Ce l'avevo davanti e mica l'ho visto. Ok, sono... Non mi dite niente, ne ho bisogno. Vabbè, raga, ma se voi vedete il ferro in giro, urlate che lo vado a prendere. No, fermati. No, senti, vaffanculo, raga, com'è che si faceva il... La cosa? Lo scudo? Ci serviva il ferro. Questo è sicuro. Non ditemi che serviva anche... Il legno, perché mi sa che con 3 blocchi non lo riusciamo a fare. Io che attendo la risposta nel frattempo. Nel frattempo... Madonna, sto parlando. Allora, aspettate. Faccio io. Cazzo, me ne servono 6. Questo dovrebbe essere un grosso problema. Allora, facciamo così. Ci andiamo a recuperare l'altro legno. Sì, signore. Devo far vedere a quegli scheletri che è che comanda in questo mondo. L'ho fatto vedere ai villager e non mi spavento davanti a queste cose. Let me out. I 35 euro più fatica, immagino. Allora, ci abbiamo un albero giusto davanti. Con tanti creeper. No bueno. Che famo? Cioè, andiamo a dormire nel frattempo. Secondo me è la cosa migliore. Dai, andiamo a dormire. No! Non li ho visti adesso! Non posso nemmeno sospirare un secondo su questo gioco! Oddio santissimo! Il gioco è un incubo, non è una cosa per divertirsi e chillare. Sai che rompere le erbe ti consuma da duplicare gli oggetti? Sì, no! Adesso lo so! Perfetto! Non ho ben capito come è finito un pelo di cappuccino in bocca in questo preciso istante. Tu non mi hai visto, non mi vedi, e invece mi ha visto! Fanculo! Non ci morirò di nuovo da voi, dannati scheletri! Presto avrò la mia vendetta, è solo questione di tempo. Ti è camminato in faccia mentre ero in live e non me ne sono accorta. Il problema è che non ve ne siete accorti nemmeno voi. Ok, signor Carboniglio, grazie mille per il lurchino. Ma sono le 5, cazzo. Ok, ho appena notato. Questo qua è il villaggio che abbiamo rivendicato comunque. Ah. Grazie, Sgabbi, davvero. Mi fa piacere. Mangiamo. Recuperiamo legno. Questo qua non è del legno. Facciamoci lo scudo. Che per fare lo scudo mi serve del...
canzone da gioco. È veramente la canzone del per fare l'albero ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole... No, aspetta, per fare il tavolo ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, per fare il fiore ci vuole il seme. Vedi, è d'accordo anche lui. Vai, cuciniamo sto robo. Va benissimo, Noemi, grazie mille per esserci stata e un buon weekend. Un bacio a te, bye. La sua capacità di attirare disgrazie sui videogiochi, ciò che le rende... Sì, è vero, mi succedono cose strane sui videogiochi. Ciao! Se mi dessero un euro per ogni volta che devo stare qua ferma ad aspettare che si cucina roba, sarei ricchissima. Ehi, ok. Adesso ci facciamo lo scudo e andiamo di ignoranza pura. Niente ci potrà più fermare a quel punto. Possono soltanto... Veramente possono solo piangere gli scheletri a quel punto. No, aspetta, aspetta, sto sbagliando. No, no, non si cade, non si cade. Facciamo così. Oh, per l'armatura. Ma che ci devi fare con l'armatura? Ma che... Oh. Io farò solo un'armatura. Scusate, mi stavo mettendo comoda. Farò solo un'armatura in vita mia. E sarà quella della Netherite. So che esiste questo... Questo materiale iperresistente che ti fa fare le armature di Cristo. Altro che quella di diamanti, ok. L'armatura con la pelle dei pillager. Questa mi piace, secondo me. Ci vuole quella di diamante. Quindi... Che significa per fare quella ci vuole quella di diamante? Scusami. Ma te non stavi a portare il cane? Perché stai ancora qui? Cioè, non è che lo dico perché, oh mio Dio, te ne devi andare. È solo che poi si fa troppo buio fuori. Allora, che famo? Io mi tengo tipo tre di questi. Teniamo questo. Questo lo butto. Questo lo tolgo. Vabbè, questi ne lasciamo un pochino, dai. Che disorganizzazione questa cosa. Fase numero 7, grazie mille per il follow e benvenuto, come stai? Yay, siamo anche noi... A quanto stiamo? 960, yay! Ah, la store! Ma hai già costruito una protezione per la base? No, perché io mi piace vivere nei resti delle civiltà che ho distrutto. Tutto bene, grazie. Allora, abbiamo lo scudo. Comunque Alastor, hai visto che finalmente hanno dato la release, cioè almeno non la release date precisa, ma almeno una cosa indicativa di quando uscirà Spin Hotel. So che tu adesso mi direi, sì, ma non mi frega più niente di quel coso, e dico ok, però volevo dirtelo comunque. Sì, che bello, sono felicissima. Dovrei cucinare questi due. Questo qua lo metto qui, questo ho detto che mi serve, questo lo tengo qua. C'è rimasta una sola torcia. E questo qua ce lo dobbiamo tenere, questo qua lo posso togliere. E... No, ce lo portiamo tutto. Dai, non tutto. Ce ne lasciamo tre. No, me ne frega il comodi, Asmino. Ok, va bene, allora sono felicissimo così. Come hai reagito quando hai scoperto della data d'uscita? Fare qualcosa per i 1000, non lo so. Sai cosa? È che io, come vi ho sempre detto, raga, io non ho mai pensato di andare oltre i 100 e adesso ritroverarmi già 960. È tipo, boh, non lo so, cioè, per me è tipo un traguardo assurdo nella vita. Quindi non lo so. Mi potete dare anche qualche idea? Io accetto volentieri tutto. Ho parlato con una ragazzina delle medie e ho chiamato con i miei amici. Sì, ti capisco. Io quando l'ho letto stavo tipo... Cioè, stavo tipo tranquilla, scorro, poi mi esce la cosa di Amazon Prime Video. Ok, che è? Asbin Hotel, stavo tipo... Cioè, gli occhi così mi hanno fatto. Facciamo così, arriva a 1000 follow, facciamo un unfollow di massa fino a scendere fino a 100. Vabbè. Non è 1v1 su LOL, però non tutti giocano a League of Legends. Sarebbe carino, dato... Perché, vabbè, per quelli nuovi, raga, io quando raggiunsi 500 follower feci... No, come si chiama? Come si dice in italiano?
Un torneo, ecco, un torneo su Dark Souls. Il vincitore comunque, vincitore, il vincitore comunque misi un premio in denaro, in palio. Avete fatto un Fight Club IRL, non mi avete invitato. No, lui dice di farlo ai 1000 follower. Torneo su DS3, di nuovo Aloysius. Ma io perché sto qua? Ah sì, perché devo cucinare la carne, è vero. Mettiamo uno solo, mettiamo questo. Che poi lo spero come facciano come Breaking Bad, ovvero pochi episodi, ma lunghi tipo un'ora, dato che sto cazzo mio hotel avrà circa 8 episodi, quindi spero che siano almeno lunghi. Ma lo spero anche io, allora non sapevo fossero soltanto 8 episodi. Non era una proposta. Ah, dici quello che ho fatto, scusa, sono deficiente. Facciamo il giochino di inizio live, va benissimo, allora Sly. Preparatevi a perdere. Io non guardo in faccia a nessuno nelle risse, mi dispiace. Visto, anche lui è d'accordo con me. Dovremmo dare. Ragazzi, diamo un nome adesso a sto coso. Dai, il primo che caccia un nome sarà il suo nome, dai. Come lo chiamiamo? Che nome vi ispira questo faccio? Tiro bello, bello! Ecco, bello, bello, bello che sei. Rodrigo, va bene. Si chiamerà Rodrigo. Ah, è vero, devo equipaggiare lo shield. Com'è che si alzava lo shield così? Perfetto, let's go. Ah, è vero che io potevo mettermi la torcia in mano e farmi luce man mano. Vorrei essere così intelligente quasi sempre, però. Non solo in questi spruzzi attimosi che mi viene. Comunque sì, ragazzi, se vi viene in mente qualcosa che secondo voi può essere simpatico per i 1000 follower, ditemi pure, io accetto tutto. Potremmo fare anche tipo il community day, tutti quanti su Minecraft. Possiamo fare la 1v1 su Minecraft. Tipo, apriamo il mondo, facciamo il server e sarebbe tipo una battle royale. Non fa una grinza, lo so che non fa una grinza. Guardate che si vede la pit da qua. No, ho un fiore. Ci sta quel puntino nero sospeso, non capisco che cosa è. Voi lo vedete? Tipo lì, poco sopra il maialino. Praticamente, Madonna, è vero. Madonna, mi spiace, raga, vi giuro che non sono così violenta come persona. So anche essere calma. Io stasera voglio la pizza con il riso e patatina. No, non è vero. Sì, forse, non lo so. Dai, che vi mangiate stasera, raga? Che solitamente, capi, il sabato sera si esce, si fa roba. Io non lo so. L'hai detto, pizza. Mangi la pizza stasera? Pure stasera? Non l'ho mangiata ieri, tipo, signor Carboniglio. Io devo ancora provare. Raga, una volta stavo in live da Kiki e Val ha cacciato una pizza fuori. Che secondo me è la fine del mondo. Ma vai proprio al ristorante, Earl? O ordina da asporto? Praticamente era pizza. Non mi ricordo se era base bianca o base rossa, però sopra con pere, gorgonzola e speck. Raga, secondo me quella pizza gli dai un morso e ascendi. Cioè, che bello che voi potete effettivamente fare queste cose da asporto, mentre io non ce l'ho l'asporto e non penso l'avrò mai. Che mi sono perso? Muori per il sale? Secondo me no. Stavamo parlando di cosa si mangia questa sera e adesso ho cacciato una pizza che ha detto una ragazza che si chiama Val in live da Kiki. Che è tipo con pere, gorgonzola e speck. Che poi dato che Hazbin Hotel esce su Prime si spera abbia un doppiaggio in italiano. Infatti anni fa un grande youtuber ha fatto un video dove ipotizzare possibili doppiatori sui personaggi di Hazbin Hotel. Io penso lo... Allora, regà, quello che sto per dire non ha nulla a che fare con un probabile odio nei confronti dei doppiatori italiani. Anzi, io penso che i doppiatori italiani siano a volte anche superiori a quelli delle lingue originali. Pere, Brie, Noci e Fotonica. Attenzione. Che pure secondo. Scusate, fatemele scrivere queste cose. Che se riesco a ordinare la pizza, va a finire che me la ordina. Comunque, Chairo,
Ciao Ross. Vabbè, ti chiamerò Rias, è più semplice. Ciao, come stai? Benvenuto. A me l'accostamento formaggi e frutta mi piace un botto. Che schifo. No, sono buonissime per ora, non mi veniva a dire queste cose in chat. Era il migliore del mondo su Prime Video sarebbe. Li ho su Prime Video. No, Alastor. Kairos. Ah, ok, grazie. Preferisci Kairos allora? Stavo dicendo, però penso che me lo vedrò prima in lingua originale e poi come faccio per qualsiasi cosa, me lo vedrò anche doppiato, appunto perché io sono curiosa alla fine, perché doppiatori italiani, raga, chapeau, cioè abbiamo i doppiatori migliori del mondo e se il primo che dice il contrario, lo flammo da adesso fino a quanto campa. Aspetta, io non devo andare lì, devo andare qua. Shh, aspettate, aspettate. Aspettate. Oh, SMR pioggia. Scusami, non lo faccio più, però il mio succo preferito è proprio quello alla pera. Sì, sei perdonato allora. A posto, live SMR, non ci muoveremo più da qua. Uno dei doppiatori migliori del mondo. Sì, è molto bravo come doppiatore, è vero. Maurizio, a me non piace Maurizio Merluzzo come doppiatore, lo sai? Mi dispiace, i doppiatori giapponesi sono bravi, ma nulla da togliere a quelli italiani. Però sapete cos'è? Che purtroppo per doppiare gli anime molte volte prendono i doppiatori che non sono tanto granché. E quindi escono dei doppiaggi un po' meh. Di solito mi vedo prima il doppiaggio italiano, poi vedo l'originale, ci sta. Quello là poi è appunto a discrezione della persona. Vabbè, niente, niente, abbiamo finito l'SMR, possiamo andare avanti. Dove sei? Fatti vivo, scheletro in me. Adesso sono incazzata e anche armata e protetta soprattutto. Gli adattamenti? Dipende. Qual è secondo voi una... No, stavo per fare una domanda un po' stupida, che sarebbe una delle serie meglio doppiate. No, dai, rispondetemi lo stesso se vi va, sono curiosa di saperlo. Devendo l'originale di Evangelion. Non dire mai più queste cose, per favore, già c'ho la nausea di mio. Death Note, non l'ho mai visto in italiano. Lo sai, Sgabbit? Adesso non... Non mi odiate, però. Allora, Alastor ho doppiato un gran tipo Luca Ward. Madonna. Madonna, io per Alastor sono veramente tanto curiosa. Però la voce di Alastor è in inglese. Alastor e basta. Vabbè, basta. Ultimamente sto simpando un po' troppo. Non va bene. Ultimamente sono diventata tutto ciò che odio. Non saprei sinceramente. Ci sta, pure io sono tanto indecisa, per questo ho ritirato subito la domanda. Ferro? Allora? Allora? Ma quanto va giù sta cosa? Oddio, non voglio. No, è troppo giù. Ok. Meglio. Anime come Attacco dei Giganti non è piaciuto, anzi, su Rai è finita inizio seconda. Hanno portato Attack on Titan su Rai? Ma che mi dici, Duca? Sta cosa non la sapevo. Scusate, mi è andata attraverso la saliva. Aspettate, no, calmati! Death Note ha davvero quel qualcosa in più col doppiaggio in italiano, incredibile. Me lo vado a vedere poi un po'. Quindi mi sa che sì, no. Alla storia io sono la prima a dire che, oh mio Dio, simpo per questo personaggio. E poi la prima a dire sì, cioè, che secondo la mia logica, se fosse reale, verrebbe appresso a me, capisci? Purtroppo ne sono cosciente, però mi piace sognare. Su Rai 4, ma 5 anni fa. Dov'è? Dov'è? Ti ho sentito? È anche caduto il fesso.
Ah no, era il fumo del coso. Sì, è vero, Luis, questa qua mi ricordo, è tipo Toradora, Gurren Lagann, me lo facevano tipo sempre di notte, mi ricordo. Infatti io Toradora lo scoprì su Rai 4. C'è un video che compare la risata della fine di varie lingue, in quella italiana adesso è meglio di quella giapponese. Wow, allora chapeau al doppiatore, perché non è facile, cioè i giapponesi sono molto bravi a fare queste cose da psicopatici. Guardalo, 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 guardalo come viene alla carica. Oh, ferro! Yes! Ho finito di nuovo roba, ma che serio? Ma mi sa che in realtà ci vuole sempre più di quanto immagino su di torce su sto gioco. Non ne sono mai abbastanza. Metto qua. E me la salgo. Anche Doflamingo nelle varie lingue preferisce Merluzzo al doppiaggio giapponese. Ah, lo doppia Merluzzo in italiano. Tra l'altro, il doppiatore di Light è lo stesso di Draco Malfoy. Davvero? Madoka Magica su Rai, un anime a mio parere è bello quanto Death Note. Sai cos'è? Madoka Magica, secondo me, è uno di quei primi anime shoujo, Mao Shoujo, anzi, che in realtà ci ha messo quel plot twist horror su una cosa che in realtà è sempre stata considerata come, oh mio Dio, le ragazzine magiche, cute, queste cose qua. E poi c'era sempre quel mindfuck su Madoka Magica, che secondo me è uscito proprio nel periodo ideale. Se fosse uscito adesso non avrebbe avuto lo stesso successo, secondo me, Madoka. Che poi io parlo di successo, ma Madoka Magica effettivamente se l'è mai inculato qualcuno? Toradora lo davano su Rai Gulp, mi sa comunque. No, lo davano anche su Rai 4. Io lo scoprì su Rai 4 di notte. Dopo che finivo di giocare a Battlefield, la puttanaccia è scoppiato sto stronzo. Mi sono cagata in mano. Scusatemi, volevo diminuire le parolacce, ma me ne ho appena dette 500 in una sola frase. Amico! No, non la torcia, che già non ne ho! Steins Gate, welcome to NHK, tutti su Rai qua. Pure Steins Gate? Ancora oggi lo stile artistico e museo sono 10 per... Sì, Madonna, le ossa di Madoka Magica. Boh, meravigliose. Anche lo stile è molto molto bello di Madoka. Jerry, è vero. Jerry è anche un'appassionata di Madoka, però penso sia andata via che... Chissà. Mi parlo tipo di quando andavo alle medie. Eh sì, no, ma è un botto di tempo fa. Pure io parlo di tantissimo tempo fa, infatti. I need more iron. Keep me iron. Please game. Stone. Volevo iniziare a entrare nell'informatica di Minecraft. E quindi dai, andiamo a prendere adesso un colpo di redstone. Ma c'è anche tantissimo ferro qui. Wait. Buono. Io me lo ricordo. Io lo guardavo su Telenorba, Ranma e Sanpei. Nice. Che poi quel video di Francesco Pezzulli, voce italiana di Leonardo DiCaprio in ogni film per Angel Dust. E ora mi immagino la voce di Leonardo DiCaprio di dire cose zozzine. Sarebbe molto meme, effettivamente. Sì, Moltor! Ci vuole quello di ferro. Fucking damn it! I lapiscazzoli, guardate quanto ce n'è! È veramente tanto fornita questa grotta comunque. Ranma e Sanpei, perché l'uomo tigre? Non mi piaceva l'uomo tigre. Mi spiace. Te le ricordi? Miu Miu faceva su Rai 2 verso 7. No, le Miu Miu inizialmente le facevano su Mediaset. Poi l'ha acquistato Rai. Mi pare. Sì, mi pare. Le Miu Miu le facevano su Mediaset perché le vedevo sempre là. Cosa curiosa, ci sono degli anime che Mediaset portò a cavallo da fine anni 90 e inizio 2000 che non se ne è cagati nessuno perché mandavano notte per problemi di palinsesto. Trasmessi una volta per contratto e mai più replicati e rinnovati i diritti. Solo tramite le. Ti riesci a avere.
tipo quale Sgabbit se ne, ne sai uno? Io so che. Oh, altro ferro. So che tipo la Rai fece una, cioè la Mediaset uscì tipo una cosa che non c'aveva effettivamente i diritti per Sailor Moon, sai? Marti, ma DNA... No, non l'ho mai visto, signor Moltor. Super Sorelle 2, forse ti confondi con le... No, non mi sto confondendo con... Aspetta. Aspetta, aspetta. Mio mio. Andiamo subito. Vedi, rete italiana, Italia 1. Nel 2004. E non sto scherzando, infatti mi ricordo, cioè non mi è mai, cioè non le ho mai viste sulla Rai. Vedi? No, 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 ma che ci sta? È solo che va a finire perché molti anime che a inizio facevano su Mediaset e poi se li ha acquistati Rai. Aspettate, fermati, OBS! Ok, questo l'avevo letto, ma molti purtroppo ne sono arrivati nessun Mediaset, nessun Rai, è vero. Potete arrivare con doppiaggio e trasmissione di notte, C'è una lista su un blog che ne parlava. C'è uno che voleva essere la copia di Doremi, davvero? No, Doremi per me, raga, resta, è praticamente... Cioè, piccolo trivia su di me... È il mio anime preferito. Cioè di Mao Shoujo, Doremi è il mio preferito. Lo facevano sullo stesso canale dove mandavano Sanpei, l'uomo tigre, eccetera, eccetera. Pure Capitan Harlock. Quindi era su, tipo su Telenorba, era. Sì, su Rai 2 facevano le Pretty Cure. Sì, Madonna, Verme e Melody. Bellissimo. DNA 2. Fammi vedere che cos'è. No, mai visto né sentito. Carino lo stile, è proprio quello vecchio. Madonna, ma chi ha fatto i capelli sto Cristiano? Poverino, nemmeno su Yu-Gi-Oh! Mi dispiace. C'era un anime vecchio che mi volevo recuperare. Mo che vedo lo stile di questo, ma non mi riesco a raccapezzare il nome. Se mai mi tornerà in mente ve lo dirò. Ma hai visto Mao Shoujo Madoka Magica? Sì. Però lo vidi proprio appena uscito. Quindi, madonna, di che anno è Madoka Magica? 2010, 2004. Madoka Magica, non mi ricordo in che anno è uscito. Mi sento vecchia. Dovremmo fare... il problema è che noi ci stiamo provando, infatti stiamo tentando di finire vedere Evangelion, solo che io purtroppo al di fuori delle live non sto sempre a fare qualcosa. Posso chiederti quanti anni hai? Fidati di un cringe mostruoso, addirittura Moltor. 35, dai, beh, sei giovincello. Se è 35 sei vecchio, mo che arriva alle metà, che devi dire? Ah, scusatemi, effettivamente vorrei cambiare scena, è vero. Cioè, avete ragione. Io sento un... Uno dei miei incubi, e sarebbero gli zombie quelli piccoli. Quando ti manca di Eva, praticamente abbiamo visto 5 episodi di Evangelion a distanza di, boh, tipo 3 mesi l'uno. Altro ferro, yes. Wedding Peach? Non conosco. Sì, sono più giovane. Io ho 27 anni. Sì, lo spero, mi piacerebbe davvero tanto fare un po' di watch party con voi. Perché sai qual è il mio problema? È che io tutte le cose relative al canale me le faccio da me, musica a parte, perché non so comporre. Cioè, quindi se devo fare qualcosa, tipo disegni, me li faccio sempre tutto io, quindi sto sempre appresso a fare qualcosa.
Dai, sei giovincello nell'anima, quello è l'importante. E poi mica sei vecchio, micchia. E ne parla di un playboy con i superpoteri che affronta altri play. Vabbè, poi penso con superpoteri, voglio dire, effettivamente. Di Evangelion li vedi con. Eh sì, è vero, signor Sly. Pepito, grazie mille per il follow e benvenuto, come stai? Ti posso chiedere quanti anni hai? L'ho appena detto, ne ho 27. Tondi tondi, quasi appena compiuti. Noi siamo venuti da sto buco? Io di lavoro faccio videomaker e video editor. Se ti serve una mano, chiedi pure. Grazie mille, Earl. Infatti, mi servirebbero un po' una. Cioè, io onestamente vorrei iniziare a fare delle serie da portare solo su YouTube. Però il problema è che mi sento una deficiente a stare seduta al computer e parlare con me stessa perché non c'è nemmeno una chat. No, 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 con cui parlare. E quindi, boh, me la prendo un po' male, onestamente. Per legge, ma 104 nell'animo, è vero. Tra 3 mesi pure. Oh, Sgabit, abbiamo quasi la stessa età. Sì, potrei. Però non lo so. Perché, tipo. Allora, parti dal presupposto che a me una delle cose che mi sta più antipatiche fare per quanto riguarda, appunto. Oh, altro ferro, yes! Per quanto riguarda appunto fare roba di content creator e editare i video, non mi piace farlo, non mi è mai piaciuto. Però so che è necessario, è quel male necessario che sa da fa, quindi qualche giorno mi rimbocco le maniche. Posso chiederti che programmi usi per editare? Perché a me hanno consigliato, prima usavo Sony Vegas. Devo ribere un po' d'acqua, mi sta iniziando a bruciare la gola. Prima usavo Sony Vegas, poi mi hanno detto di usare. Allora, come si chiama? Da Vinci. Provi a streamare con un incubo che a parte intrattenere. Sono incapace. Ma guarda che posso dirti. Ah, ok, sì, io sto usando pure quello. Posso dirti che secondo me, se non sai intrattenere, puoi essere il più bravo a fare quello che vuoi su questa piattaforma, ma oltre un tot, a meno che non sei tipo un pro player, non cresci. Sarà una unpopular opinion, ma io sono dell'idea che se uno viene su Twitch. Ah, ok, devo andare di là. Se uno viene su Twitch che vuole vedere qualcosa è perché vuole avere effettivamente un contatto, mettiamola così, con qualcun altro, con una persona che effettivamente lo legga, lo intrattiene e gli fa passare un po' di tempo. Ma va benissimo anche quello, fino a quando sa intrattenere. Va benissimo. Tipo, io ti faccio un esempio, no? Io avevo un amico che ogni tanto viene in live, che si chiama Miki. Lui una volta streamava con il nick di Mad Miki. Io l'ho detto, se lui avesse continuato ci avrebbe asfaltato tutti. Raga, io vi dico semplicemente che quel ragazzo nel giro di 2 mesi si era fatto un botto di follower, però poi ha deciso di smettere di streamare, non ho ben capito perché. Però lui sa. Cioè, il mio punto è. Che lui sa intrattenere, lui è molto bravo a intrattenere, cioè è proprio una persona calorosissima che, boh, cioè tu entravi nei suoi live, ti divertivi, ridevi e basta. Per le cose un po' più cinematografiche vado di Da Vinci, mentre per lavori più leggeri come gameplay vlog su Premiere. Non l'ho mai usato, lo sai? C'è chi cerca qualcuno che sa giocare, ma pure chi cerca. Dipende molto da come lo streamer porta avanti il suo. Esatto, per questo io ho detto, a meno che non sei tipo un pro player, ok. Non vai tanto avanti su Twitch, perché ci stanno veramente la gente che pensa che sedersi per fare lo streamer, tu ti siedi, non fai un cazzo, sostanzialmente. In realtà no, perché c'è tanto lavoro dietro che bisogna portare avanti se vuoi che questo sia effettivamente un lavoro. Io seguo Gurimu per come gioca, ma hai appena detto una di quelle minchiate che non ti credi nemmeno tu, Aloysius. Premiere una volta che entri nel workflow è una scheggia, velocizzi un sacco il processo. Oh, allora lo provo. Lo devo provare. Io dico che Da Vinci praticamente l'ho riscaricato relativamente da poco.
Ma per impararmi come si... Ma un botto, cioè non sapevo nemmeno tagliare le clip. Infatti ho dovuto... A una certa vedevi la mia cronologia, a una certa era diventata pure come usare la freccia su Da Vinci. C'hai ragione, Lorenz. No, aspetta, forse il cibo me lo devo lasciare. Siamo a 25 lingotti. No, 24. C'è un altro da qualche parte. Aspettate, raga, un secondo. Ne ho tre. Quanto me ne serve? Per fare, me ne servivano 9 per fare un blocco. Me ne servono 4. Ok, me ne servono 36. E io ne ho. Dov'è? Dove l'ho messo? Ah, 24. 24 più 3, 27. Me ne servono un'altra decina circa. Io seguo Kurimu perché non lo so nemmeno io perché ti seguo. Ma non ti dico male, Sly. Non è così tanto intuitivo da vincere, effettivamente. Poi comunque. Sì, è vero. Se hai un Mac, il top sarebbe Final Cut. E il software più intuitivo che c'è. No, non ce l'ho. Io ce l'ho tutto Windows. Ma non lo so se ci sta tipo su iPhone. Perché di recente ho preso l'iPhone. Anzi, mi è stato regalato più che altro. E quindi se ci sta pure là sopra posso dargli, perché a me tipo per le clip per TikTok, queste cose qua, io faccio direttamente tutto da telefono, non mi metto la dita da PC. Datemi un secondo, mi abbevero. Exigul, guarda, stai parlando con la persona che più la pensa sta cosa. Il problema, sai cos'è? È che io purtroppo, volendo effettivamente portare avanti tutto questo progetto da content creator, mi serviva qualcosa con una fotocamera decente che potessi avere nell'immediato. E quindi mi è stato regalato questo iPhone che tu che fai? Dici, no, un iPhone, no. Soltanto per la fotocamera non gli posso di niente, ma... Altrimenti per tutto il resto, fidati, rimpiango il mio vecchio telefono Android. Da Vinci Resolve complica le cose semplici e semplifica le cose difficili. Bellissimo. Forse su iPad, ma su iPhone non penso. E certo, da telefono CapCut è essenziale, ma è così tanto buono CapCut. Ok, ci abbiamo fatto. Claptrap, che bello che Claptrap. Allora, io direi che, raga, Madonna, adesso vi faccio tipo la domanda del secolo, che ve la semplifico dicendo tipo la top 3. Quali sono i vostri personaggi preferiti di qualsiasi videogioco che avete mai giocato? Mettela solo. Madonna, allora lo devo provare. Minchia, subito pure. Se per questo ho detto la domanda del secolo. Abe di Oddworld. Ok, tu c'hai solo lui. Aspetta, come faceva quello? Gnau, gnau, gnau. Qualcosa del genere, giusto? Non me lo ricordo, ci ho giocato tipo mezza volta Oddworld. Anche se in realtà mi stava piacendo molto, lo dovrei riprendere. Geralt, Nathan Drake e Crash Bandicoot. Oh, belle. Ah, se chiedevi anime era facile, il videogioco è complesso. Pensavi che io ti faccio le cose semplici qua? Nah, non esiste. Wuzimu di GTA San Andreas, Trevor di GTA 5 e poi tutti gli altri. Sì, l'ho doppiato io. Crash, Spyro e Abe principalmente. Ok. Ah, Madonna, Sir Daniel. Penso non l'avrei mai sentito nominare da nessuno come personaggio preferito. Ripperu Aloysius, sei un mentiroso. Stai mentendo a te stesso e a tutta la tua esistenza. No, non si fa così. Allora io direi di farmi comunque un piccone di ferro. Mi serve. Quante servono i tre? Ah, vedi, ce l'ho precise, contate. Ma più prima del piccone, raga, sapete cosa? Mi andrei a rifare un po' di legna perché sono rimasta senza. Letteralmente solo questa legna. Sì, ma dici pure i tuoi, sì, ci sta. Aspettate, finisco di leggere la difficile, io, ma devo dire, Naito di Garrompa, che la roba è super meravigliosa. Aspetta, malcevolosa. Scusami, che significa? Io sono un po' ignorante, però mi piace scoprire cose nuove.
Ti direi recette solo per il cuore. Allora, raga, i miei preferiti. Allora, al primo posto va Wheatley di Portal 2. Perché vabbè, raga, Portal 2 è il mio gioco preferito di sempre. Vabbè, in teoria è tutta la saga di Portal che a me piace molto. Bella, bello Portal. Quindi Wheatley. Poi. Cazzo, ho fatto una domanda stronza, aspettate. Allora, Wheatley. Poi vi direi Oscar di Dark Souls. Nonostante è una. Vabbè, abbiamo appurato che è tipo una pussy. Vabbè, come faccio a non dirvi Rakan adesso? Scusatemi, mo che ci penso. No, 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 no. Pure Half-Life, sì, sono delle P magnifiche. Gael, Artorias e Arsène. Ci sta. Sai che Persona 5 vorrei tanto riprenderlo? Malvagia più gustosa. Ah, ok. Grazie. Quelli che giocano a Ratchet & Clank sono furri, ma tutti i furri giocano a Ratchet & Clank. De per dire, non faccio io le regole qua, perché mi sono piazzato un blocco di legno in faccia. Forse non avrei dovuto sprecare tutto per fare, vabbè. Ormai è fatta, mi farò ben due accette, una per difesa personale e l'altra per tagliare alberi. Ma in realtà mi sa che me ne faccio un'altra, va. Due per difesa personale e una per tagliare gli alberi. A posto. Qui. Ah, ho finito lo spazio. Qua. Vabbè, tu non mi servi. Ma in realtà sai che ti porto? Magari trovo qualcosa di carino nel mentre che esploro. Ma magari dormo. Non mi vado a raccogliere la legna di notte. Avevi lo stesso sguardo di un adolescente che cerca di scrivere una cosa e pensa alla sua crush al liceo. Sì. Più o meno per me la canna è quello. Chi ha scritto che lato bo. Non lo so. Non mi è uscito. Guarda, ti dirò. Nice, grazie per il follow e benvenuto, come stai? Ti dirò, a me non è uscito nemmeno il fatto che ti ha bloccato un messaggio. Ah sì, perché praticamente. Questa è una cosa che dovrei togliere sostanzialmente. Perché la misi quando settai per la prima volta Twitch, tipo 3 anni fa. E avevo messo che tipo i santi non si potevano nominare. Però ho scoperto che in realtà siete più chill di quello che pensassi. Buonasera anche a te, come stai? Benvenuto. A posto. Islegna time. Bravo, bravo, muori per il mio diletto. Risolto. Aspetta, aspetta che ti leggo che sto combattendo per la mia vita. E sarà così. Colonne sonore della miseria e storia fatta molto bene. Anche ma sai cos'è? È che adesso sta la Royale con Game Pass. Aia. Grazie mille anche per il follow. Aspetta, Kyros, giusto? Scusa, io non sono esperta in greco. Io faccio schifo, ti giuro. Io ti chiedo scusa. Mi sa che sto riprendendo il raffreddore, per il resto ok, tutto bene. Per il raffreddore ti consiglio, tieniti al caldo, prenditi un vivinci se riesci. Non, il vivincino te lo fa nemmeno. Appena c'hai i primi sintomi, prenditelo, te lo fa passare. Ma c'è qualche rimedio naturale? Ah, sì, è vero. Faccio schifo a prescindere. No, non dire queste cose, non è vero. No, no, lo puoi dire quello, dico, tipo per impedire le bestemmie più che altro. E stavo dicendo. Che stavo dicendo? Ah sì, rimedi naturali per limone e zenzero. Ti fai la tisana limone e zenzero, ti ci metti un po' di miele e ti fa sparire il raffreddore, non ho ancora capito perché. Ma è miracolosa quella roba contro il raffreddore. Esatto. Ah, pure il limone ci andava? Quindi non lo so, se ti piacciono le tisane ti potrei consigliare anche questo piccolo rimedio naturale. È come l'aglio, sono antisettici naturali. Ah! Le cure di madre natura e robe così. No, ma in realtà funziona, è quello il problema. Così come la. Così, almeno per me, latte e miele funziona tantissimo per la gola. Per
Io quando sono raffreddata mi prendo quello e comunque mi stappa il naso. Non lo so, ma dove cazzo sto andando? Ah sì, a prendere legna, è vero. E poi il problema è che purtroppo le tisane non piacciono a tutti, quindi quando c'hai i primi sintomi o te lo tieni oppure vai di medicine. Se mettiamo l'acqua santa, appunto. Appunto. L'ho appena finito di dire. Io invece sono una drogata di tisane. Di tisane, te, mamma mia. Non sono una di quelle che ti dice, guarda, non prendere le medicine, fatti una tisana che è tutto meglio. No, raga, non sono quel tipo di persona. Però, effettivamente, il problema è che robe tipo medicine ti crea un'assuefazione. Quindi è più un casino dopo un tot che le prendi. I faini fumi. Non so a che cosa ti stai riferendo. Scusami, signor Exi. Penso che il tè alla vaniglia della Twinings sia il nettare. Non l'ho mai assaggiato, però se lo trovo, lo prendo. Io una cosa che non ho mai capito, raga. Cioè, parlando di tisane, sono le tisane al cacao. E non parlo di cioccolata calda, parlo proprio di tisane al cacao. Tu la bevi, bevi acqua sporca. Che ti c'ha questo sentore di caca. Di caca. Che cazzo ho appena detto? Va bene. Di cacao è andato a male, sostanzialmente. Ci sta. Ci sta, Noiz. No, vabbè. Riesco a parlare ogni tanto, ve lo giuro. No. Diciamo che se si riesce a non prendere i medicinali è meglio, però se ci si sente troppo male, sì, è vero. Io purtroppo, essendo che ho un. Mi sta pizzicando l'occhio adesso, dannazione. Purtroppo io ho delle difese immunitarie bassissime, e questo purtroppo me l'hanno confermato anche. Come si chiama? Le analisi del sangue. Io purtroppo, appena mi viene un qualsiasi cosa, mi devo prendere a forza le medicine. Perché altrimenti poi ci sto veramente tanto tempo a ripigliarmi. Io, per esempio, raga, io ho una febbre, me la posso portare avanti pure per 2 settimane, purtroppo. Sono una frasca delicata, come mi hanno detto alcuni. Che poi mi piace come nomignolo, la frasca delicata. Ed è sopra il vapore. Ah, ok, capito. Mi fido del cacao. Non dovresti una cosa del genere. Sì, infatti è brutto. Per questo io quando qualcuno mi si ammala in casa sto sempre sul chi va là, non ti avvicinare a me. Perché poi io quando sto male, adesso di recente mi è capitato che prendendomi proprio l'influenza sono stata tanto 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 male. Che praticamente, cioè non tanto, cioè stavo male i primi 2 giorni nel senso che stavo proprio morta uccisa. Però poi quando mi passano proprio i primi sintomi, sto là con la febbre, non posso uscire perché ho la febbre, però sto bene. Però ho comunque la febbre che mi caga il cazzo. A parte io comunque la resa dei conti sulle merendine. Ah, vuoi davvero farla la tier list delle merendine? Famola, che posso dire? Malattie, sventure, parliamo di gattini carini, piccini e belli. Prima abbiamo fatto il ragionamento sulle razze ca di cani e, vabbè, animali in generale. Certo, così ti posso criticare, ma perché non lo fai già? Scusami. Beh, raga, ditemi la vostra merendina preferita, così poco prima della live, prima che stacchiamo live, andiamo a fare la tier list, che dite? Te bellino, gatto carino, più del tuo. Io non ho un gatto, quindi posso dirti un suka in caso, però non prendertela a male. Prendi al cacao, fanculo, slime. Cioè, proprio che a te piace sentirtelo dire a questo punto. Le girelle. Kinder Delisso, Ubi Maior, ok. Io non ho merendine preferite. O forse sapete quale mi piacciono, però non le mangio davvero, davvero da anni. Cioè, sono un botto che più poi. Queste cose, a parte le patatine, poco ci vado appresso. Le Kinder Brioche, quelle che c'hanno tipo quella specie di marmellatina dentro. Ma pure Bondi sono tanta roba. Ah, capisco, Sly, va bene. Allora sarò partecipe del tuo kink. Dice Suka come la.
No, in realtà mi sto prendendo un po' la mia vendetta perché ultimamente me lo state dicendo tutti, quindi è arrivato il momento che lo sentite dire anche voi. Quindi sì, per me ogni suca è una vendetta, sappiatelo. Quindi grazie mille per avermi permesso di vendicarmi un minimo, signor Exi. E stavo dicendo, ultimamente ho rivalutato i Bondi ricoperti di cioccolato e con la crema. Ma sono buonissimi. I Bondi sono buonissimi. Sono veramente una delle merendine degli dèi. Vabbè. Fettalatte a pinguino. Earl, senti, mo ho capito che sei nuovo, ma che vorresti dire? Che pensi che solo perché nu sei nuovo ti tratto male? No, assolutamente no. Che vorresti dire? Dai, 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 no, parla, parla. Io lo so che scherzi. Per tutte le persone nuove, raga, io sono dell'opinione che, e me la porterò fino alla tomba, che ognuno ha i suoi gusti. Io più che per memare, non critico. Cioè, io non vi dirò mai male sui vostri gusti, se non per meme, appunto. Bella, Earl. Oddio, è vero. Dici solo, ora vado a farmi del salato troppo dolce. Ci sta. Ci sta. Anche io preferisco le merendine salate. Io, raga, sono una drogata di patatine in busta. Io mi devo tenere alla larga o comunque tenermi veramente con le redini davanti le patatine in busta e le pizzette, quelle al russico. Mi è venuta l'acquolina in bocca solo a pensare alle pizzette, Madonna santa. Sono una droga. I taralli sì, però dipende da quali. Ma no, Izzo, grazie mille per la sub! Grazie, benvenuto tra i VIPs. Sì, le. No, Erlo, per me le pizzette sono una droga. Tarluccia al fino. Allora, Earl, cioè, Exi, scusa, ho sbagliato a leggere il nome. Adesso metto anche pausa, perché è una cosa tremenda quella che vi sto per dire. E mi metto anche comoda. Allora, ci sta una marca di taralli che vendono a un negozio nella città qua vicino. Madonna, come si chiama, signor Carboniglio? Tu sai, ecco, Madonna, Puglia Roma si chiamano. C'hanno questi taralli. Senti qua che abbinamento, che io quando l'ho letto ho fatto, però poi me ne sono innamorata. Cipolla, uvetta. E c'avevano un terzo coso. Cipolla, uvetta e olive. Madonna. No, non erano olive, aspetta. Aspetta, non me lo andiamo a cercare, venite qua. Ma sono buonissimi. Sono veramente buone. Grazie, Noiz. No, non è cianciullo. Lei si mette in posizione le gambe equivalente di stallo che si gioca. Esatto. No, Earl, anche a me non piace l'uvetta, ma in questi taralli ci stanno da Dio, ti giuro. Aspetta, Puglia Roma. Taralli, vediamo un po' se trova qualcosa. Home, ma c'hanno il sito internet a posto. Appostissimo. Taralli. Ah, Puglia Romi, no a Roma. Sì, ma io voglio leggere i gusti. Patate, cipolla? No. No, dai. Aspettate. Chiami il numero e facciamocelo dire in diretta. Sarebbe una trashata. Esatto. Cioè, puoi fare le. Come si chiama? Gli ordini proprio quelli. Quelli sostanziosi. Come si chiamano? All'ingrosso, ecco. Aspettate, aspettate. Vai, cerignola, vai. Ce l'avete tipo le foto dei vostri prodotti? E dai però, signor Pugliaroma, non mi fa cucire. Taralli alle erbe aromatiche. No, questo è di zio Pasquale, non vogliamo zio Pasquale. Aspetta, taralli. Vediamo se cerco cipolla e ovetta. O forse è solo cipolla e ovetta. No, ma sono sicura. No, ci stanno pure le olive, raga, di mezzo. Sono abbastanza sicura.
uvetta e cipolla. Comunque, raga, per dirvi che c'è questo abbinamento così stupido che funziona di Cristo. Scrivere in DM subito dai. Occhio però che vengono consigliati i negozi nelle tue vicinanze. Ah, ok, vabbè. Raga, cioè io sono molisana, cioè con buona fortuna a trovarmi. No, non sono di Arezzo. No, non so dove hai letto Arezzo. Aspetta, dov'è che hai cacciato Arezzo, mo? Anzi, Arezzo sta anche molto lontano da dove abito. No, io sono molisana. Esatto, appunto, quindi non mi potete trovare a prescindere. Mi dispiace. Ma io direi che abbiamo fatto tanta legna. Ah, te lo sei inventato. Ad Arezzo ci andavo spesso, non lo so perché là fanno un sacco di concorsi e di musica. Infatti là ci andavo a fare i concorsi di pianoforte. Però è una bellissima città Arezzo, mamma che bella che è Arezzo. Madonna, Exi, ma tu sai, vabbè, conosci il gioco Vampire Survivor, no? Penso che un po' tutti in chat lo conoscano come gioco. E praticamente c'è... Aspetta, non so se mi hai messo il no in caps perché ti ho tipo sbloccato un qualcosa che doveva rimanere bloccato. No, non c'è l'abilità Molise, c'è lo stage Molise, che è praticamente fantastico, non c'è un cazzo di niente, e all'inizio vedi soltanto piantine, poi si trasformano in alberi, e poi si trasformano solo in vecchi. Cioè, è proprio accurate, complimenti agli sviluppatori. Ah, ok, no, ci sta questo gioco, si chiama Vampire Survivor, fece veramente tanto successo all'uscita, perché è uno di quei giochi, quei queue game, che tu, che tra un gioco e l'altro, che ne so, stai su League of Legends, ok, stai cercando il... sei in queue, e niente, ti metti a giocare a sto giochino, perché puoi metterlo in pausa come quando vuoi, sostanzialmente. E... cos'è questo click click? Cos'è? Che fastidio, no, mi stanno facendo male le orecchie. Quel gioco è nato per... esatto, un gioco nato proprio a cazzissimo. Ah, non sapevo avessero il rumore, lo zampettio delle galline su sto gioco. Direi che di legna ne abbiamo fatto. E quindi sì, c'è uno stage che sblocchi, a una certa si chiama Molise ed è proprio come ho descritto prima, quindi... E so che esiste anche il gioco da tavolo del Molise, che non ho mai capito in che cosa consiste. Qualche giorno lo dovremmo fare, tipo quelle live in real... Vabbè, vi dico in real life perché non so fare lo spelling, grazie lingua, sei fantastica. Non consiste. Ah, ok. Ho realizzato adesso il tutto. Abbiamo capito cosa fare per i 1000 follower. Giocare al gioco da tavolo del Molise. Ma stai cercando qualcosa? No, stavo facendo la legna. Adesso sto tornando indietro a casuccia. Potremmo farlo. A me è un altro gioco da tavolo che diverte tanto. Sono i giochi da tavolo di Dark Souls e Bloodborne che provvede al signor Cecio. Gioca da tavolo del Molise, un biglietto del treno a Bologna Campobasso. Può essere. Mi aspetto di tutto, onestamente. E quindi, sì, stavo dicendo, sono molto divertenti. Grazie mille per gli Edpa, Mustafa. E sono molto divertenti. Allora, praticamente sono giochi da tavolo che... Allora, quello di Dark Souls dura molto di più rispetto a quello di Bloodborne, must say that. Però sono molto divertenti, però sono molto tattici. Cioè, ti devi proprio studiare quello che fai tu e le altre persone. Va benissimo, Earl. Buon... Sì, ok, sì, è weekend. Buon weekend, grazie mille per esserci stato. E quando vuoi e mi trovi online, c'è sempre posto per tutti. E quindi sì, è un sacco divertente. Cioè, fai le peggio minchiate. Un bacio a te, Earl. Beh, io direi che è stato molto proficua. Sapete cosa possiamo fare adesso, raga? Così, al volissimo.
prima di staccare, che sono le 6, ci andiamo a fare la tier list delle merendine. Che dite? Tier list merendine. Sì. Merendine italiane. Ecco qua. Trovato. Ma quante ce ne stanno? Go to template. Ok, ho trovato. Sì, adesso mettiamo just chatting. Mettiamo just chatting così i mod non mi sparano. Quattro chiacchiere. Ok. Perfetto. Venite con me. Fatemi chiudere Minecraft per un secondo. E fatemi riaprire OBS perché l'ho ridotta icona come un idiota. Ok. Adesso. Venite qua. Allora, iniziamo. Kinder Pinguì. Vedi? Allora, ci abbiamo Ambrosia degli Dèi. Buonissima, buona, mangiabile, merda. Cioè, tra mangiabile e merda non c'è lo step. Non conosco ma mi ispira, non conosco ma non mi ispira. Vabbè, dovevo chiuderlo comunque. È vero, Sly, strano che non me l'ha fatto oggi OBS. Allora, Kinder Pinguì per me è mangiabile. Non so male, cioè li mangio, ma... Boh. Raga, sia chiaro, la tier list è sul mio gusto personale. Non sto facendo una tier list in generale. Era buono, ora è peggiorato molto da Kinder Pinguì. A me non è mai piaciuto Kinder Pinguì. Va a finire pure che se lo riassaggio adesso ho cambiato gusti e mi piace. Però ha avuto sempre quel sapore di cacao e non mi è mai piaciuto. Guarda, mi serve lo step. Posso metterci un qualcosa in più? Cioè, se ci volessi mettere uno step... Si può fare? Questo è un tuo gusto personale, ma guarda che anche i nostri insulti saranno personali. Questo sempre e comunque. Vedi, questo al cocco si sembra un Kinder Pinguì alla fine. Lo hacker, mamma mia, buonissimi lo hacker. Buonissimi. Questo che cos'è? Il Kinder Pinguì alla ciliegia? Ma da quando esiste? Guarda, non lo conosco, ma mi ispira. Ah, ok, va bene, signor Carboniglio, se non lo dici tu... No. I Loa che era la vaniglia non esistono. Kinder Paradiso mangiabili. È buono, non l'ho mai trovato. Questi sono buoni, Milka XL. Però te ne mangi uno e praticamente hai fatto perché sono veramente grossi. Choco Fresh mangiabili. I Lion, questi normali, non mi piacciono. Non esistono per me. Sì, sono mangiabili, Kinder Paradiso. Mi spiace. Signor Exy, ti prego, non offenderti, please. Però le uscite sono buone solo perché lo spot con una... Ah. Aspetta, cioè abbiamo ancora i Kinder King. Raga, questi qua li hanno fatti soltanto per un periodo, poi sono scomparsi dal commercio. Quindi facciamo mangiabili. No, sai cos'è? Kinder Paradiso li rivalo. No, i Kinder Paradiso sono buoni. A me la torta Paradiso pure piace. Dai, mettiamoli in buoni. Aspettate che li bevo un attimo. Posso rispondere con un tu che cazzo dici? La prossima volta che usciamo mi devi portare da qualche parte per farmi vedere che ce l'hanno. Dai. Ferrero Rocher buonissimi. Sono buonissimi. Kinder Brioche. Scusatemi, sono i miei preferiti. No, non questi. Questi qua sono buonini. Aspettate, raga, un secondo.
Ok, ci sono. Stavo dicendo, non questi Kinder Brioche, quelli normali, perché effettivamente mi ricordavo c'erano delle varie versioni, ma queste con la alla frutta, Madonna, quando sono buoni quelli alla frutta. Buonissimi. Poi abbiamo questi non mi piacciono, raga, ve lo metto immangiabile, perché non sono brutti come quelli alla vaniglia e Lion. No, questi per favore, no, voi andate via, Madonna, quanto mi fanno schifo questi qua, gli integrali, Kinder Cards. No, raga. Cos'è? Kinder Yogurt? Ah, quelli che dicevi prima tu, signor Carboniglio. Questi però non li ho mai mangiati, non li conosco, però mi ispirano. Ma sei. Colazione più integrale, per favore, non vi fate vedere da me. Queste pangocciole erano decenti, erano mangiabili. Non proprio, e questo mi è capitato. Kinder Delis, no. I Kinder Delis, raga, fanno cagare. Io non so ancora com'è che sono in commercio. Non l'ho ancora capito. Flauti, non mi sono mai piaciuti i flauti. Così come i tegolini. Madonna, che schifo pure i tegolini. Raga, perdonatemi per quello che sto per fare. Cos'è al primo posto? I Kinder Brioche, quelli alla frutta. Comunque, benvenuto Xantion, come stai? Possibile essere d'accordo sulla valutazione di Kinder Delis. Mi spiace. Tegolini Ambrosia degli Dèi. Signor. Un cazzo, perché per me tutti i flauti vanno qua insieme ai tegolini. Fanno schifo. Fanno schifo. Tutti e quattro questi qua non dovevano esistere. Plum cake, buonissimi. Sono veramente buoni. Quelli integrali non li ho mai mangiati. Ah no, aspettate, ho sbagliato, scusatemi. Ban, boia. Ormai le fare tiri solo per farci. Mi spiace, non è vero. I pangoccioli non mi sono mai piaciuti, raga. Mi spiace, mi fanno veramente schifo i pangoccioli. Tegolino, tranci Kinder Delis uguale godo. Kinder Brioche alla frutta uguale tasse. Perché le tasse? 10 messaggi sono stati eliminati da un moderatore. Ma di chi? Ah! Ok, non ho capito la cosa delle tasse, però scusami. Qualcuno contendo di pagare le tasse? Non ti risponderò, mi sento offesa adesso. No, non è vero, amore del cielo. Carboniglio maledetto. I Kinder cioccolato sono buoni. Sono merendine, sono quelle cose con cui sei cresciuto, quindi non possono far schifo. Voi vi andate in merda perché non dovevate nascere. Le nastrine sono mangiabili, non c'è niente in contrario, sono quelle cose che non sono, ne sono neutre. Signor Carboniglio può fare quello che vuole. Questi qua che sono? Ma che sono questi qua? Ah, è il pane quello col cioccolato dentro? Può essere. Questo comunque, che cosa? Ah, e sì, è la stessa cosa, però non c'è il mirtillo in mezzo. Cioè, il coso è quello. Il pane cioc. A me questi qua, raga, mi spiace, non mi sono mai piaciute queste cose. Queste non le ho mai provate, però le assaggerei molto volentieri. I tranci sono buoni, dai, sono mangiabili. E vabbè, le camille è merda, assolutamente, non le ho mai mangiate. Mi spiace. Allora, le crostatine, queste al cioccolato, mangiabile, però se ci metti la marmellata che a me piace di più, vanno in buono. Una camilla? Cosa? Sgabbit? Tegolino al cacao, già che mi metti cacao nel nome, va in merda. Le cirelle me le ricordo mangiabili. Onestamente, è un botto che non le mangio. Io non. Non vedo la mia. Non è che se lancio telefono, quindi mi passo le domande che mi riscrivi. Va bene. Scusami, signor Exi. Aspetta, ora mi sono reso conto le pangocciole in merda. Buongiorno. Le fiesta! Mamma mia, che buone le fiesta! Sono buonissime. Ma sai che io veramente azzarderei in Ambrosia degli Dèi le fiesta? Poi i Duplo, buoni. Buonini. Bueno Dark, mai provati, mai visti in vita mia. Però li proverei. Plum cake al cioccolato, vanno un poco più sotto quelli normali, secondo me.
underwhelming for me. Perché? Fiesta in Ambrosia di Dei era delissima, merda. Tronchi, Madonna, raga, i tronchi, io sono drogata di tronchi, sono buonissimi. No, aspetta, non in Ambrosia di Dei, però. Però vanno in buonissimi. Il più di questa roba è da una vita che non li mangio, pure io sgabbit. Madonna, questi qua mi ricordo i Nutella in go, mi ricordo che mia madre me li comprava sempre quando andavo. Raga, scusate, mi sto facendo malissimo la gola. Quando andavo alle elementari. Quindi dai, li metto in buona, perché a me purtroppo la Nutella non piace più così tanto. I Buondì Motta, quelli normali, vanno immangiabili. Gli yo-yo, mai mangiati. Così come i Twinkies. Poi li assaggio volentieri. Che è sta cosa? Gogol, qualcosa con cacao. Che cos'è sta roba, raga? Scusami. Ringo Gol. Ah, i Ringo Gol, mai mangiati. Metto qua. Aspetta, ma i Ringo Gol sono diversi? Ringo Gol. Da quelli normali. Ah, sono quelli. No, non li ho mai mangiati. Togo. Mamma mia, buonissimi Togo. Però, raga, sai che cosa è più buono dei Togo? I Togo Patocchi dell'MD. Sono buonissimi. Cioè, se capita dall'MD, comprate i Togo dell'MD, quelli Patocchi. Sono veramente anni luce avanti a quelli normali. Cereali X, mai mangiati. Onestamente. Quindi, vabbè, io provo tutto. Sì, pure io sgabbit. Sai poi un'altra cosa, sempre da discount. Buoni. Se capita del loro spin, i pan di stelle sono buonissimi. Secondo me sono meglio di quelli originali. Perché sono molto più croccanti. Quindi non tendenzialmente morbidi come quelli normali. E quindi quando li pucci nel latte non ti si distruggono. Restano belli croccanti. Anche a mangiarli normali sono buonissimi. I Togo della Milka, mai sentiti, mai visti pure. Non sapevo li avessi fatti. Ma visini, mangiabili, sono neutri. Mai mangiati questi al cacao, quindi. Ah, mani basse, Kinder Cereali, raga, è un'ambrosia degli dèi. Comunque, visto che usi anche tu Abra Gix, è veramente troppo. Sì, è comodissimo come browser. Tanto, tanto. Healer, Kinder Fetta al Latte, merda? No, ma chi l'ha detto? Non penso di aver messo i Kinder Fetta al latte. Merda. Ma infatti no, non li ho messi. Sono gli amici che abbiamo fatto un grosso. È vero, Exi, c'hai ragione. Non mi azzarderei mai. A me i Kinder Fetta al latte piacciono un botto. Piacciono davvero tanti. I pan di stelle originali sono di cartone. Per questo lì su sprova quelli delle ruspine. Secondo me sono molto più buono. Più buoni. Io poi che per lavoro uso chat GPT e guardo video per lavorare. Vedi? Sì, è un sacco comodo per il multitasking, opera. Poi, abbiamo le nastrine integrali che non le ho mai mangiate, quindi vanno qua. Nutella Biredi, che in realtà vanno immangiabili, non sono quella. Sono neutri. Sostanzialmente, Nutella Biscuit pure buoni, dai. Non ci vado tanto appresso, ma sono buoni. Cioè, non sono proprio neutri, mi vanno più verso il buono. Sì, però capì, a me la cioccolata che sta dentro i tronchi per me è molto più buono di quella dei Biredi alla Nutella. Esatto. Ma guarda che, Healer, cioè, capirai quanto me ne mangio. Io quando uscirono, che erano tipo la novità che non si trova nessuna parte, che tutti li dovevano comprare. Ma ti dirò, io non mangiavo tipo 3 e già erano troppi perché si stuccano un botto. I Grisby no. Vanno immangiabili perché non mi fanno schifo, ma nemmeno lì. No, in realtà sì, vanno immangiabili perché sono neutri. Gli Oreo, raga, scusatemi, sto per fare una bestemmia. Questo qua non l'ho mai mangiato. A me gli Oreo fanno schifo. Ora arriva la sezione Milka. Ah, ma sono divisi in. Ah, abbiamo già quasi finito pure. Il Milka in realtà mi piace un po' tutto, quindi. I Choco Wafer non l'ho mai mangiati, però. Nemmeno questi. Nemmeno questi. Vabbè, di quelli che mi sono capitati sotto mano della Milka, li ho mangiati un po' tutti. Mettiamola. Cioè, mi sono piaciuti un po' tutti, non li ho mangiati. Kinder Sorpresa. Buono. Buondì Motta, questi al cacao pure sono buoni. Poi
Non gli puoi dire niente. Mi cado, dai, vado su mangiabile, non ci vado proprio appresso, però cioè, mi capitano davanti, mi piacciono i Mars. Raga, scusate. Gli sneaker non mi ricordo bene il sapore, quindi lo metterò qua. E così chiudiamo la sezione di Milka, durata 5 secondi, mi dispiace, Exi. Dare gli insulti che sto ricevendo in queste tier list. Mi dispiace, Twix. I bounty sono buoni, questi me li mangio più volentieri. No, healer! Al top, visto quanto cadi. Kit Kat, buoni, molto buoni. Raffaello, buoni. Moncherie sono buonissimi, sono una sorta di droga. Questi mai mangiati per i loro sceneri. Kinder Merendero pure sono buonissimi. Ringo Gol, abbiamo detto, non li ho mangiati. Ho mangiato quelli di prima, figura di questi. Pocket Coffee pure sono buonissimi. A me cioccolato e caffè insieme piacciono tanto. Però Choc sono buoni. Sono quelle cose che mangi per stare bene. Questi fondenti non l'ho mai mangiati. Questi alla nocciola nemmeno. Gli Eppipo, raga, che li vuoi dire gli Eppipo? Sono buonissimi gli Eppipo. Mamma mia, raga, io sono una drogata di M&M's con normali. Gli altri sono buoni. Non mi dispiacciono, però le M&M's normali. No. Al bacio. Nippon pure sono buoni. Gli Smarties sono mangiabili, non ci vado tanto appresso. Kinder fetta al latte, raga. Dove l'ho messi? No, ho perso Kinder fetta al latte. Eccoli qua, no, voi andate in Ambrosia degli Dei. Pavesini, questi qua sono quelli al caffè mai mangiati, quindi vai qua. Esistono i pocket coffee, dovrebbero esistere i pocket wine, che sono tarallucci. Mamma mia, sarebbe bellissimo, Exi. Mai mangiato? Ah, sono quelli... Sono sempre Kinder fetta al latte, allo yogurt, però con mango e maracuja, mi sa, dentro. Ringo alla vaniglia, mai mangiati. Questo qua è quello che diceva il signor Carboniglio, non li ho mai mangiati. Questi non li ho mai mangiati. I Kinder Bueno, raga, sono una delle mie preferite, vanno in Ambrosia degli Dei. Questi white pure non sono male, ma sono buoni. Ok, che ne pensate della mia tier list? Penso che abbiamo finito, non ho ripensamenti, sono molto decisa. Grazie, Scappit. Io sono molto fiera. Tier list wife, madonna, me l'abbiamo fatta tante volte, quella delle waifu healer. 2 su 10. T'attacchi. No, non è vero. Mi dispiace che non siamo d'accordo, ne ho fatta una da 800, madonna, no, non arrivo a quei livelli, mi dispiace. Penso che se la ribatti al contrario è perfetto, ma boh, però nemmeno un po' così, però. Chiede cosa ne pensi, così dire insulti mirati. No, non è vero, sono veramente curiosa di sapere che cosa avreste cambiato voi in caso. Let me know, sono davvero tanto curiosa. Tutte e mille i film della... No, sì, no, grazie. Non penso mi metterò mai a fare qualcosa di simile. Crema più grande, il plum cake non in merda. Signor System Machine, cioè per lei i plum cake sono merda? Tipo tutto, vabbè. Quella delizia in merda. La metà non li ho mai provati, quindi nada, capisco. Non troppe cose, ma delizia. Ma più su, così come i tranci, i tegolini, Martina, sì, ci sta. Da soli sì, ti soffro, ma non è vero. No, Exi, guarda, mi spiace, però lo sto leggendo One Piece. Anzi, sto cercando di leggerlo. Lo sono fermato tipo al terzo volume, perché ce n'ho... Ho 80 volumi di One Piece là. 80 che devo leggere. E non scherzo, cioè, non scherzo, stanno questi qua bianchi, perché io ho l'edizione bianca che uscì con la Gazzetta dello Sport, mi pare. Sta tutta quanta là sopra, ne ho 80 di volumi che devo recuperare. Sono fatti per uccidere, ma non è vero. I Twix di mangiare elementari sembrava di avere la colla in bocca. Sì, non mi piacciono. Buggy e Morgan sono i migliori, inutile fare la Tirris, va bene, scusa. Che non ne esci vivo, data la quantità. È vero, anche questo. Verissimo, anche questo. Mi sono divertita a fare questa tier list, però...
ho riscoperto alcune vecchie cose che non mangiavo da secoli e molte cose che non ho mai mangiato sostanzialmente. Tegolino, non ho mai mangiato un tegolino uscito dal frigo. Se ti mangi le merendine fredde sei una bestia di Satana. Dal 60 al 90 qualcosa, ci sta. One Piece, Super Saiyan, oh cazzo. E niente, mo mi ho spoilerato tutto. Io non lo leggo più per colpa tua, dai. Dai, ma come la mettiamo? Comunque, fredde calde, no. No, che bestie di Satana che siete. Sei proprio delle bestie di Satana a mani basse. Prendi il Discord di live e vedere chi è appena entrato sul tuo server. Aspettate che apro Discord. Chi è appena entrato sul mio server? Sorella del Spin! Ma chi è questo genio? Bellissimo, healer, fantastico. Che meraviglia. Ti metterò un tag con un cuoricino, sappilo. Il Gam Gam Laser uccide il re dei pirati e ruba il One Piece. Dai, è troppo forte. No, vabbè, ma raga, ma basta con questi spoiler. Qua c'è gente che lo sta ancora leggendo, eh. Comunque, ragazzuoli, io penso di staccare qua. Io mi sono divertita tanto, spero anche voi. Il Minecraft è sempre chill da portare. E lo adoro perché appunto mi permette tanto di parlare anche con voi. Raga, ma vi rendete conto del quantitativo di panni che mi devo mettere in ordine adesso? Vabbè. No, ma non ti sto prendendo in giro, ti sto mettendo anche il cuoricino. Io apprezzo tutti per quello che siete. E quindi, niente. Io ribadisco, spero che vi siate divertiti. Come sempre, prima della fine di ogni live, vi invito a seguirmi sul mio Instagram, anche se mo dalla prossima settimana ci risaranno comunque le live normali. E quindi niente, ragazzuoli, grazie mille per essere rimasti con me fino alla fine. E niente, grazie sempre del continuo supporto, vi voglio tanto bene. Un bacio a voi. Bye bye.